Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10:30. A partire dalle 7:30 rimarrà con noi fino alle 9 il consigliere comunale della Lega Nord Antonio Lippolis, laddove dalle 9 alle 10:30 sarà con noi Cristina Bertoni, che è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Il sommario è quello cui siete abituati nella prima mezz'ora, e poi anche durante, diciamo così, lo spazio dedicato agli ospiti, leggeremo alcune pagine del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi riproporremo alcuni servizi andati in onda ieri. Poi avremo il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale attorno alle 8:20, alle 7:20. Le previsioni del tempo in due parti ed eventualmente un secondo collegamento con la polizia locale. Allora, intanto io direi che possiamo cominciare dalla prima pagina del Piccolo, che vedete in questo momento inquadrata. Il titolo centrale, come era del resto immaginabile, è dedicato alla rimozione dello striscione per Giulio Regeni. Verità per Giulio, il sindaco: così mi sono tolto il dente cariato. Questo di Piazza lo ha dichiarato nel pomeriggio, parlando con una, credo sia con Radio 24. Di spalla vedete Aula scavalcata, la rimozione scatena il web. Della mozione che, nelle intenzioni dei firmatari, ovvero i capogruppo dei partiti del centrodestra nel Consiglio Comunale, mozione che chiedeva una regolamentazione del periodo di esposizione degli striscioni all'esterno del municipio, di questa mozione si sarebbe dovuto discutere in aula. Il sindaco di Piazza, per dire la verità, a Radio 24, non nel comunicato che ieri mattina annunciava la rimozione dello striscione, il sindaco di Piazza ha detto di essersi deciso a questa scelta piuttosto drastica, dopo aver visto la pagina del Piccolo di ieri, che, se ricordate, pubblicava in prima pagina. Ma comunque guardate, la vediamo, eccola qua, la potete scorgere, diciamo così, appiccicata alla foto centrale della prima pagina del Piccolo. Centrodestra diviso, applausi e imbarazzi, scrive Marco Ballico in una nota, che magari, visto che si avvicina il primo spazio pubblicitario, leggeremo assieme dopo la pubblicità. Ci vediamo tra un po' di minuti. Entriamo in studio e cominciamo la lettura delle pagine interne del Piccolo, segnatamente, come dicevamo prima dell'interruzione pubblicitaria, quelle dedicate al caso Regeni. Fra parentesi, potete intervenire telefonicamente anche prima che arrivino gli ospiti, se avete qualche cosa da dire. Allora, applausi, silenzi e critiche, il centrodestra si divide. Marco Ballico ha sondato le reazioni di alcuni esponenti del centrodestra. La forzista Savino boccia apertamente la fuga in avanti di Di Piazza. Quel simbolo, dice la Savino, non dava fastidio e non andava eliminato. Fedriga, invece, giusto eliminare il pretesto di un'orrenda strumentalizzazione. L'ex ministro Giovanardi: un conto è il diritto alla verità, un altro appendere scritte, laddove il leader del centrodestra, che adesso insomma, è stato in qualche modo riesumato, quello che sta, cioè, come si chiama, per Ferdinando Casini, dice: quello che sta accadendo a Trieste è un argomento delicato e di più non dice. Io direi, allora, facciamo vedere il servizio andato in onda ieri, proprio in apertura del telegiornale, che dava conto della rimozione, chiedo scusa, della rimozione dello striscione, soprattutto con un durissimo attacco del sindaco al Partito Democratico. Vediamo il servizio di ieri. Vadano a Roma, sotto Palazzo Chigi, e chiedano là la verità.
Così si chiude una nota emessa metà mattina dal sindaco di piazza, mediante la quale il primo cittadino annunciava la decisione di togliere lo striscione per Giulio Regeni, affisso da metà febbraio sulla facciata del municipio. Una nota estremamente dura nei confronti del PD, accusato senza mezzi termini di sciacallaggio politico su vicende, scrive di piazza, che meritano tutta la nostra attenzione, ma soprattutto quella del governo, al fine di arrivare alla verità. La vicenda, come ormai noto, prende le mosse da una mozione, resa pubblica dal Movimento 5 Stelle, presentata dal centrodestra come urgente, che chiedeva di stabilire i tempi di esposizione di striscioni o di altre iniziative consimili, di fatto sottintendendo la rimozione di quello per Regeni. Grazie alla strumentalizzazione del Partito Democratico, che specula sulla vicenda della mozione invece di affrontarla nella sede del Consiglio Comunale, prosegue la nota del sindaco, lo striscione rischia soltanto di essere politicizzato. Non è tutto. Di piazza se la prende ulteriormente con il PD, citando le reazioni del partito alle decisioni della giunta comunale sulle unioni civili ed in merito all'equivoco sull'iniziale mancata concessione di Piazza Unità per commemorare l'anniversario della promulgazione delle leggi razziali. Lo striscione, scrive ancora di piazza, era diventato un simbolo per lavarsi la coscienza di fronte alla situazione di stallo in cui è piombata la diplomazia. Ritengo pertanto opportuno, chiude il sindaco, non alimentare queste bassezze esponendo ulteriormente lo striscione. Il Partito Democratico ieri pomeriggio ha replicato con una conferenza stampa. Il centrodestra offende la famiglia Regeni, umilia Trieste, il sindaco può ancora rimediare, riappenda lo striscione in memoria di Giulio Regeni sulla facciata del municipio. Questo hanno chiesto alcuni esponenti del Partito Democratico triestino che hanno annunciato di partecipare, non come senza peraltro come dire, organizzarlo, ad una manifestazione che è in programma in Piazza Unità lunedì prossimo, dopodomani, alle ore 18.30. È una manifestazione organizzata, se non mi sbaglio, da Amnesty International e alla quale appunto il Partito Democratico aderisce. Ieri era presente anche l'ex sindaco Roberto Cosolini, il quale ha detto che davanti alla mozione presentata dal centrodestra, definita furiosamente ideologica, di piazza avrebbe dovuto esercitare il suo ruolo, fare la cosa giusta, cioè lasciare lo striscione al proprio posto. Credo, ha detto ancora Cosolini, che oggi abbia dimostrato di non essere il sindaco di tutti. Questo per quanto riguarda le reazioni del Partito Democratico. Il Piccolo dà conto, adesso vediamo di ritrovarlo, eccolo qua, di piazza rimuove lo striscione, era un dente cariato, me lo sono levato, ora non ci sono più problemi, i capogruppo ritirano la mozione, la polemica si allarga a livello nazionale. Devo dire la verità, io ho scorso molto, molto velocemente il Corriere della Sera e non trovo nelle pagine interne tracce di questa polemica, però ripeto, si tratta delle pagine interne del... Eccolo qua, no, c'è, chiedo scusa. Il sindaco toglie lo striscione per Regeni, un dente cariato, Trieste, Partito Democratico ed Amnesty contro di piazza, la madre del ricercatore, appendiamolo su tutti i balconi. Questo appunto in taglio basso di una pagina interna del Corriere della Sera, laddove invece a protestare, ad esprimere solidarietà e indignazione è il web. C'è anche da dire che però sul web, indipendentemente da chi posta determinate considerazioni, le risposte sul web danno conto di una, voglio dire, di una, se non di una città, comunque di una società abbastanza divisa sulla questione. Tanto che, per esempio, il Piccolo stesso ne dà notizia, il 60% dei lettori difende il drappo giallo. Alla domanda lo striscione per Giulio Regeni va rimosso, il 60% dei votanti ha risposto no, a sostenere il primo cittadino è stato il 37% dei lettori, mentre il 2% si è detto indeciso sulla questione.
Un sondaggio analogo è stato lanciato su Twitter dal collettivo Verità per Giulio. Il 97% dei 236 votanti ha dichiarato che vorrebbe che lo striscione rimanesse affisso sulla facciata del municipio. Non è una... questa, vabbè, del Twitter, insomma... probabilmente dipende anche dalla, come posso dire, mi viene in mente la parola francese, chiedo scusa, dal milieu intorno al quale il sondaggio è stato lanciato. Il 60% dei lettori che difende il drappo giallo è una percentuale alta, non altissima. Insomma, si sono lette su Facebook soprattutto delle cose molto, sì, molto divise. Ripeto, leggendo Facebook, l'idea è quella di una comunità, mettiamola così, divisa quasi al 50%. Ma logicamente di questo e anche di altri argomenti credo che parleremo anche con i nostri ospiti. Tra l'altro abbiamo un consigliere comunale della Lega Nord e un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che sono i due movimenti che in questi giorni hanno più discusso di questo. C'è già una telefonata, sentiamo quello che ha da chiederci chi è in linea. Buongiorno. C'è già una telefonata, sentiamo quello che ha da chiederci chi è in linea. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Beh, ma se vorrei finirla con sto Regeni, no? Che se lo metti Cooper non sotto il suo pergolo di casa, cosa prendono? Tutto il telegiornale nostro, dalle mattine parliamo di sto Regeni. Mi pare che siamo troppo... E ne conti quel che sei nato a Trieste, piuttosto, dai. È una sua opinione, come tale la registriamo. Grazie, buona giornata. Sì, insomma, il telespettatore sotto certi aspetti potrebbe avere pure ragione. Però, insomma, è un fatto, insomma, non è che possiamo come dire, ignorarlo. Allora, vediamo invece, dunque, torniamo alla prima pagina del Piccolo, anche per vedere quelle che sono le altre notizie presentate, così magari facciamo contento il telespettatore di prima. Adesso vediamo ora che si carica. La Barcolana, sotto il titolo, la Barcolana decolla, fra regate e stand, iscritti a quota 1500, velisti, nonne e regine gitane e villaggio show, gli skipper e le scommesse sui bolidi a vela. Questo è quello che propone il Piccolo sotto il titolo, e noi ieri anche ci siamo occupati di Barcolana. Inquinamento acustico, la sfida decibel che parifica Trieste e Napoli. Pediatra malata di TBC esposto del Codacons, c'è un appello alla procura. Assume anche contorni legali il caso della pediatra affetta da tubercolosi che operava presso l'azienda sanitaria. Il Codacons ha inviato un esposto alla procura, vuole sapere il Codacons se sono stati fatti tutti i passi necessari, diciamo così, per assicurare la salute, insomma. C'è ancora in Friuli Venezia Giulia sì alla cannabis. La giunta Seracchiani ne autorizza l'utilizzo a scopi terapeutici. A Trieste sarà primavera con Ligabue. E per quanto riguarda, poi c'è una notizia così: in Albania il principe sposa l'attrice, nozze d'altissimo lignaggio. Oggi a Tirana il principe Leka, nipote di Re Zog, figuriamoci, porta all'altare la star locale Elia Zaharia. Quindi questo per quanto riguarda la prima pagina del Piccolo. Vediamo un po' le pagine interne. Vedete pagina 2 e 3 dedicate al caso Regeni, anche la pagina numero 4, e insomma, c'è la protesta, la presa di posizione dei petrarchini. Giulio Regeni ha frequentato il liceo Petrarca. Perché il sindaco ha deciso così, si occupi piuttosto della feriera, dicono i ragazzi interpellati. Dall'ironia di Ovadia all'amarezza di Mauro, il direttore
della stampa. Quindi ci sono insomma tutte le ragioni perché di questa vicenda, che certamente è evidentemente una vicenda scomoda, ci si debba e ci si possa occupare. Se a qualcuno tutto ciò non va, porti pazienza e vediamo di andare avanti. Intanto noi andiamo avanti con il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Siamo in linea assieme al maresciallo Massimo Conti. Buongiorno maresciallo. Buongiorno a lei, buongiorno ai Che tempo telespettatori. fa intanto? Perché adesso che siete nella sede nuova vedete fuori, non Sì, mi è tutto pare nuvoloso. tutto nuvoloso. Ah, va bene, Sì, ok. vediamo che tramonto si dà qua. Ok, già adesso lo vedete, no? Insomma, ok. Allora, è una conquista. Immagino, immagino. Allora, volevo ricordare, penso che la cosa più importante, quello che vogliono sapere un po' tutti i telespettatori, è le chiusure di Sì. oggi e domani delle rive Sì. per la Barcolana. Allora, ricordo che alle 17:30 di oggi, un minuto più, minuto meno, naturalmente a seconda della necessità, verranno chiuse le rive dalla riva del Mandracchio, Mercato Vecchio praticamente, sino al Largo Tommaseo, insomma, davanti alla Piazza dell'Unità. Ok. Questo oggi sino all'una di notte di domenica e poi da domani nuovamente dalle 10:30 alle 15 sino naturalmente la fine della necessità di Sì, poi chiudere domani le c'è anche rive, la quindi festa più o dopo la meno le Barcolana, 15. sì, quindi insomma. Certo. E poi l'istituzione sulla strada del Friuli, attenzione, dalle 8 alle 14 del senso unico di marcia. Ok. Naturalmente con direzione verso Prosecco. Ok, quindi so si può Ecco. solo salire in pratica. Ok. Sì, esatto, si possono salire. Ok. C'è altro maresciallo per oggi? Ma per ora no, casomai ci aggiorniamo più tardi, Ecco, il facciamo così traffico per allora. ora è tranquillo, oggi Oggi sabato sicuramente è molto meno intenso. Ok, facciamo così. Oggi eccezionalmente, perché quando conduco io dico sempre che chiamate voi se c'è qualcosa, ma siccome Sì, appunto certamente, bisogna, certamente. come dire, bisogna insistere su queste chiusure, eccetera, ci sentiamo attorno alle 8:20 per magari ci fosse qualcuno che, come dicono quelli che conducono bene, si fosse messo in ascolto soltanto in quel momento. Ci vediamo più tardi, maresciallo. Ci sentiamo più tardi, maresciallo. Buona giornata. Va bene, grazie a lei, altrettanto. Grazie ancora, maresciallo Conti. Scusate, adesso cambiamo argomento rispetto alle pagine interne del Piccolo e parliamo del referendum, argomento del quale si parla pochissimo in questi giorni. Renzi contro il sì, una caccia all'uomo. Il Premier dice il referendum non è su di me, ma sul futuro dell'Italia, lo dice adesso. Salvini e Boschi scintille durante il duello in TV. Il leader del Carroccio riforma fatta male, questa è un'occasione imperdibile per mandare a casa Renzi e la signorina, laddove il Presidente del Consiglio attacca ancora D'Alema, che dice Renzi vuole rientrare in partita ma rappresenta il passato. La risposta alla normale di Pisa, credo sia una risposta di D'Alema, alla normale di Pisa nessuno vota a favore. Continuiamo con le pagine del Piccolo e c'è appunto via libera la vendita in farmacia della cannabis per scopi terapeutici, questo è stato deciso dalla Regione. Proseguiamo ancora, una grande conquista per i pazienti e ancora andiamo avanti, queste sono le pagine pubblicitarie che saltiamo a pie pari. Ecco, c'è un altro discorso, ma lo riprendiamo piuttosto dal Corriere della Sera. Vediamo se riusciamo a salire un attimo. Insomma, intanto che troviamo le pagine, ve lo anticipo io, riguarda il processo nei confronti dell'ex
sindaco, dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino. Vi ricordate tutta la questione delle cene pagate con la carta di credito, con la carta di credito del comune? Vediamo se riusciamo a trovare sta pagina. Insomma, Marino è stato assolto dalle accuse. Chiedo scusa se vado lentamente, però qua come per no, vabbè, insomma, intanto occupiamoci anche dell'assoluzione dell'ex presidente leghista del Piemonte nell'inchiesta sui rimborsi al Consiglio regionale. Cota, mutande verdi, falsità per cacciarmi. C'è una nota di, non so, non vedo chi l'ha firmata, di Marco Imarisio che dice il frullatore delle indagini a 25 anni da Mani Pulite ed è effettivamente un titolo piuttosto azzeccato. Andiamo su, eccolo qua. Marino dice. Trovarsi finalmente. Marino assolto, pronto a tornare, ecco, figuriamoci. L'ex sindaco scagionato per gli scontrini delle cene, il fatto non sussiste, critica Renzi, scusa da lui, qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Ci sono i commenti del Partito Democratico, l'imbarazzo appunto del partito che è diviso, D'Alema e Veltroni chiamano Marino, Orfini si difende, lui via perché incapace, la sinistra è con il chirurgo. Stefano Esposito, che fu assessore di Marino, dice quali scuse, Marino resta un bugiardo, ma sono contento della soluzione, ora faccia autocritica. Figuratevi quanto bene poteva funzionare una giunta nella quale così un assessore pensava del sindaco. Luciano Violante dice perde la società giudiziaria, basta con la subalternità della politica ai magistrati, laddove Luca Palamara dice una toga può sbagliare, ma i partiti non utilizzino le inchieste per fini propri, che insomma francamente è quello che è accaduto a Roma, con le conseguenze politiche che abbiamo visto. Già che ci siamo, vediamo anche la prima pagina del Corriere della Sera. Oggi abbiamo modificato un pochettino il nostro l'ordine con cui apriamo di solito, almeno quando conduco io, la trasmissione. Caso Scontrini, politici assolti, questo è il titolo cumulativo, diciamo così, del Corriere della Sera. Secondo l'ex sindaco Marino, appunto, il fatto non sussiste, e poi c'è anche la questione di Cota, ex presidente del Piemonte. I 5 Stelle restano la prima forza e al ballottaggio vincerebbero, questo è il titolo di spalla. E poi, dalle società statunitensi condotte illegali, ora il tribunale, c'è poi anche il premio Nobel per la pace alla Colombia, scelto Santos dopo l'intesa con le FARC, e c'è come si dice, un articolo, una nota di Pierluigi Battista, figuriamoci, che scrive un altro Nobel ambiguo oggi, che valore ha? Ha il valore che viene dato anche dai giornalisti e dallo spazio che diamo a queste notizie. Poi su questo si può discutere. Figuriamoci quando poi verrà reso noto il nome di chi riceverà il Nobel per la letteratura. Se sarà, speriamo, se sarà un autore italiano, io già mi immagino che sarà il nostro paese il primo a questionare la scelta, proprio perché noi siamo fatti così, insomma, no? Quindi questa è un'altra delle caratteristiche tipiche del nostro paese in questo senso. Allora, sono le 7:30, noi possiamo fermarci per la pubblicità, dopo avremo insieme a noi per un'oretta e mezza circa il consigliere comunale della Lega Nord, Antonio Lippoli. Ci vediamo tra un po'.
Allora, siamo in compagnia, come annunciato, del consigliere comunale della Lega Nord, Antonio Lippolis. Grazie per essere tornato. Grazie a voi per avermi invitato. A trovarci. Il consigliere Lippolis è presidente, se non mi sbaglio, della Della prima prima commissione che commissione. si occupa di welfare, di immigrazione, di sanità e di servizi al cittadino. Abbiamo una di quelle commissioni che Quelle potrebbero. toste, per dire la Quelle verità. toste, sì. Tra l'altro, diciamolo subito, poi magari lo ricordiamo anche quando ci saluteremo, questa scadenza del 25 Sì, novembre per il reddito di sostegno. Diciamo Per il che sostegno al reddito. ci sono due provvedimenti, uno regionale che tutti quanti conosciamo, che è il reddito di sostegno, poi c'è il provvedimento ultimo, diciamo governativo, che è quello di Renzi, che si chiama SIA, e purtroppo i due provvedimenti si intersecano. Chi ha un ISEE inferiore a 3.000 euro e ha dei figli a carico, per non perdere il reddito di sostegno, avrà tempo fino al 25 novembre per fare la domanda del SIA. Se non fa la domanda del SIA, automaticamente perde anche il reddito di sostegno. Quindi è una cosa molto importante per tutti coloro, soprattutto che hanno figli e che hanno un reddito inferiore a 3.000 euro. Gli altri non si devono preoccupare, va Va avanti. avanti da solo. Dove Ma si presenta la domanda? io credo che in via Mazzini sicuramente danno i moduli, All'assessorato. gli assessorato danno. Io credo che però anche rivolgendosi alle UOT di competenza, Uno sa forniscono come. e sanno e danno le indicazioni. Quindi ricordatevi, 25 novembre Sì, perché sono scade. 45 giorni dalla pubblicazione del BUR, che è il BUR regionale tra l'altro, e che questa pubblicazione dovrebbe avvenire il giorno 10 o il giorno 11 di ottobre, Ah, quindi quindi fra poco. dopodomani, E insomma. quindi partono i 45 giorni e dovrebbero scadere intorno al 24-25 Lo novembre. ricordiamo anche Lo alla ricordiamo fine alla del fine. sì, no, perché su Posso questo. Come no? farti un. Ti ho portato una fotografia, Ah, perché io Bosazzi si lo può conosco da vedere. tantissimo tempo e ho detto: Bosazzi, devo metterti un po' in imbarazzo su una cosa che è successa 30 anni fa, dove io presentavo uno spettacolo di giovani artisti Si può e Bosazzi inquadrare. invece faceva l'imitatore. Allora ho detto: Come no? alla prima occasione devo portare la fotografia di Bosazzi. Che tra l'altro Avevi i sarà capelli. ancora bravissimo. Io no, non sento le tue imitazioni da tant'anni, però quella volta mi ricordo che il pubblico Sì, ma mi apprezzò divertivo tanto. molto, per dire la verità. Beh. Qua avevo ancora i capelli, figuriamoci, perché erano ere No, geologiche. non so che anno era esattamente, però 85, credo. 85, 86. 85, sì, poi ho Bene. cominciato a dire addio alla tettoia. Allora, no, posso tenerla? Come no? Oh, grazie per averla Sì. portata, insomma. Allora, c'è già una prima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Prego. Fulvia. Prego. Buongiorno. Vorrei dire solo di nuovo per Regeni, mi scuso, volevo dire solo questo: tutte queste baruffe hanno un po' insudiciato tutta questa storia ed è un peccato. Grande condivisione da madre a madre con la mamma di Giulio, e voglio dire solo questo qui. Il dolore per la morte del ragazzo, la rabbia per chi l'ha mandato a morire, resteranno tatuati dentro l'anima di noi che siamo madri per sempre. Lo striscione, se restava lì 1.000 anni, la verità non sarebbe comunque venuta fuori, non verrà mai fuori la verità su quella cosa là. È l'unica cosa che mi sento di dire con tutto il dolore del mondo. E un'altra cosa che non c'entra, per piacere, questa è una cosa veramente seria. Il signor Bruno non chiama più. Il signor Bruno ci dava lezioni, lui era veramente bravissimo, l'abbiamo sentito di nuovo, e veramente per piacere che continui a chiamare, perché fra l'altro un'altra persona, insomma, di cui si intuisce chi è, comunque parla in una maniera quasi come me, si capisce poco quello che dice. Chiama non so quante volte, parlo tantissimo, per cui per piacere, non lui, ma il signor Bruno, perché dal signor Bruno si può essere d'accordo o meno con alcune sue opinioni, però ci dà vere e proprie lezioni. Noi impariamo da lui, per piacere che richiami. Chiudo Ok, qua, grazie di tutto, signor buongiorno. Bruno, grazie signora, mi fa piacere di sentirla, perché significa che un problema che forse la signora aveva insomma, se non si è risolto, comunque è tornata a trovare, ormai qua c'è una sorta di signor Bruno, boh, vabbè, però riconosciamo le voci e quindi siamo un po' preoccupati anche quando non sentiamo da Abbiamo tempo una certe voce, sì. voci. Allora, Signor Bruno, la ritelefoni. ecco sì, per cortesia, Invitiamo perché il signor Bruno. ormai
Poi è una calamità quando, quando telefona, perché vabbè, però insomma a grande richiesta. Grande sì. Sentiamo Lipolis la prossima telefonata, sì. Poi eventualmente vediamo un attimo di rispondere. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto, sono io? Sì, prego. Senta. Sì. Allora, volevo fare una domanda. Molte volte, da molti politici, sempre per parlare del caso, Regeni, no? Parli direttamente, c'è questa questione del ritorno, non se ne preoccupi. Ecco, ci ascolti allora, al telefono piuttosto. Per caso, no, era un disguido del telefono, ho capito. Sì. Sempre per parlare del caso Regeni, no? Eccola. E molti contrari politici, eccetera, ha battuto molto il fatto che lui abbia studiato a Trieste, no? Allora, la domanda che voglio farmi è quella, che lui abbia fatto l'università a Trieste. Sì. La domanda che mi voglio fare è questa. Se lui studiava a Palermo, se era un ragazzo di Palermo che avesse studiato a Palermo, a Canicattiva, a Bolzano, era lecito tirarlo via? La regione non avesse fatto questa figurata, come chi ha detto, che lui avendo studiato a Trieste, che abbiamo fatto brutta figura, eccetera, eccetera. Credo che il problema sia la soluzione del caso di questo povero muro, la fine che ha fatto, punto. Dopo che abbia studiato a Palermo, che abbia studiato a Canicattiva, che abbia studiato in un'altra parte, non ha importanza. Ok. Grazie, buona giornata. Sentiamo allora, così mettiamo insieme le due. Sì, le no, due è difficile parlare di questa di questa vicenda per un semplice motivo, che si potrebbero fare tantissime considerazioni, proprio veramente tante considerazioni dal punto di vista umano, dal punto di vista simbolico, dal punto di vista politico. 8 mesi lo striscione è rimasto su. Allora adesso bisogna vedere se lo striscione rappresenta un simbolo o se rappresenta qualcosa di sostanzioso. Io credo che rappresenti un simbolo. È come il minuto, è come quando si chiede in consiglio comunale un minuto di silenzio. Mm-hmm. E il minuto di silenzio di solito lo si fa durare anche qualche secondo in meno. Diciamo che tenere uno striscione per 2 anni, 3 anni, 4 anni sarebbe quasi come fare far durare il minuto di silenzio 15 minuti. Non cambiano le cose, cioè voglio dire, qua si sta confondendo l'apparenza con la sostanza. Tutti quanti noi siamo rimasti scossi da quello che è successo in Egitto. Io mi ricordo che il giorno che questo povero ragazzo fu trovato morto, da padre, perché ognuno di noi ha un giovane in famiglia, chi c'ha il nipote, chi c'ha il figlio, ho pensato alle sofferenze di questa persona. Sono una persona di destra, lo giudicavo come una persona umana, cioè non ho mai pensato che è andato lì a nome del manifesto, è andato lì per interessi sindacali, è andato lì a nome dei servizi segreti, perché hanno tirato fuori tantissime cose su questo caso. Io ho pensato, dal punto di vista umano, che un italiano è andato in Egitto, probabilmente si è preoccupato di cose politiche che non doveva preoccuparsi e ha fatto una brutta fine. Quindi voglio dire, mi dispiace tantissimo, ma sono veramente dispiaciuto, e credetemi, non lo dico con in maniera ipocrita, lo dico sinceramente. Quando ho visto i genitori in conferenza stampa, da genitore mi sono messo nei loro panni. Cioè, ho detto, poveri genitori, se fosse successa a me una cosa del genere, anch'io avrei patito le pene dell'inferno. Quindi piena solidarietà. Per quanto riguarda lo striscione, è stato messo, 8 mesi è stato su, l'avremmo potuto tirar via fra 3 mesi, fra 4 mesi? Voi pensate che non ci sarebbero state le stesse polemiche? Bisognava tenerlo su 5 anni? È una politica strumentale. Io credo che loro aspettassero questo momento. Cioè, io credo, l'ho detto l'altro giorno a qualcuno con una battuta, che Cosolini e Leffa Mulari guardavano in alto a Palazzo Cheva con la speranza che lo levassimo per tirar fuori questa polemica, perché in effetti punti di appiglio per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, sull'amministrazione nei primi 3-4 mesi non ce ne sono stati, si sono appigliati molto spesso a questa simbologia, come per esempio il fatto anche dell'Unione Civili, perché voglio dire, tutti quanti siamo contenti e convinti che anche una coppia gay
possa avere i loro diritti. Il fatto di ritenere il matrimonio dall'unione civile una cosa diversa era una questione più basata sui simboli che non sulla sostanza. Ecco, sono stati... Chiedo scusa se interrompo. Sì. Perché, vabbè, non si può poi andare ad andare... Perché, diciamo così, ve la prendete, detta così, con il Partito Democratico? In fin dei conti è stato il Movimento 5 Stelle, adesso è inutile andare però tutto il caso è nato da un post su Facebook di Menis del Movimento 5 Stelle. Poi dopo avremo anche la consigliere comunale Bertoni, quindi sentiremo anche lei su questo, però anche ieri il sindaco, abbiamo fatto vedere anche nel servizio, perché ha attaccato pesantemente. Perché il Partito Democratico negli ultimi mesi, già dai tempi di Sgarbi in campagna elettorale, ha dimostrato poca onestà intellettuale, cioè nel senso di non valutare le cose per l'effettivo valore, ma ingigantendo il problema in maniera incredibile. E quindi sì, Menis probabilmente anche lui si trova in un momento di difficoltà per quello che sta succedendo a Parma e per quello che sta succedendo a Roma, e ha bisogno anche lui di far sentire la sua voce, e probabilmente l'ha fatta sentire in questo caso in maniera sbagliata. Però alla fine poi è il Partito Democratico che strumentalizza tutte le cose in maniera veramente spropositata, offendendo tra l'altro una parte politica che, come ho già detto, in questo caso è tutta per Regeni e non sicuramente per gli egiziani. Poi non è che possiamo dire se il governo è egiziano o se qualche altra organizzazione frangia egiziana, però noi siamo con Regeni, non siamo con gli egiziani. Dopo, se il Partito Democratico in realtà dimostra questa poca onestà intellettuale, è chiaro che questo fa innervosire un poco, cioè queste sono offese ad una parte politica che non merita. Non possiamo passare sempre come lupi cattivi. Entriamo nel merito delle cose e vediamo cosa per cosa. Potrei farne di esempi: gli artisti di strada, noi vogliamo che gli artisti rispecchino il regolamento. È chiaro che se uno non rispecchia il regolamento, è chiaro che fa un danno non tanto a noi, ma a chi il regolamento lo rispetta. Capito. Allora, sentiamo la prossima telefonata che c'è in linea. Buongiorno. Buona giornata a tutti e due. Buongiorno, prego. Allora io posso dire due cose sole. Allora il Partito Democratico... Chiedo scusa solo un attimo, signora, solo un momento. Dalla regia potete alzare l'audio delle telefonate in studio, perché non so Lippolis, ma io sento pochissimo. Sì. Quindi se riuscite un pochettino ad alzare l'audio, per noi è meglio. Prego signora, chiedo scusa se l'ho interrotta. Sì, allora io vorrei dire soltanto due cose, no? Allora la prima cosa è che il Partito Democratico, avendo perso, non si darà mai pace. Prima col porto, poi con i civili, le unioni civili, adesso con Regeni, troverà sempre qualcosa da ridire su Di Piazza, anche se con Padre la città d'oro avrà qualcosa da ridire. Non si danno pace perché hanno perso, avranno sempre qualcosa da ridire, questo è uno. Che lasciano in pace Di Piazza lavorare, Di Piazza ha pur lasciato loro lavorare in pace. E poi volevo dire un'altra cosa: quelli che spacciarono droga ai minorenni sono fuori e spacceranno da un'altra parte. Se farebbe un triestino una cosa simile, sarebbe fuori o sarebbe in galera? Solo questo mi domando, che non si possono fare qualcosa, li mandate a casa. Perché se fanno, non so, rubano, ammazzano, danno droga, non è mica giusto lasciarli liberi. Okay. Io vi ringrazio tanto e buona giornata. Grazie signora. Posso riprendere? Chiedo scusa per la tosse questa mattina, ma sono un po' soggetto a raffreddori continui. Il Partito Democratico, ha ragione la signora, il Partito Democratico si approfitta del fatto che, come ne parlavamo prima a Bosazzi, la città è ancora divisa in due, cioè ideologicamente è ancora molto divisa. Si dice non esiste più destra e non esiste più sinistra. Io credo che geneticamente la città sia ancora molto divisa, e la prova ne è il risultato elettorale al ballottaggio. Io credo che è stato riconosciuto da tutti che Cosolini ha fatto 5 anni pessimi di questa città. Io credo che se non fosse divisa ideologicamente, Cosolini non avrebbe perso 52-48, avrebbe perso 60-40 o 65-35. La città è divisa ideologicamente. Di Piazza, quando vince, per fortuna vince sempre per pochi punti di scarto, perché la città è divisa in due. È chiaro
chiaramente il Partito Democratico si impegna a creare queste divisioni, le tira fuori, c'ha l'appoggio anche del quotidiano locale che l'aiuta in questa sua battaglia, e purtroppo, come vediamo anche dai commenti sui social network, la città è divisa in due, perché ieri era evidente come da una parte c'era chi sosteneva lo striscione di Regeni e chi invece si è accanito contro il nostro quotidiano che sta ingigantendo ogni situazione. Posso dire ancora una battuta? Io oggi pensavo, visto che Di Piazza ha tirato lo striscione, di trovarlo come inserto all'interno del Piccolo, lo striscione per intero, perché purtroppo c'è un crescendo continuo. Oggi le pagine sono quattro, hanno intervistato personaggi di caratura nazionale, domani troveremo Obama, che domenica vediamo Obama cosa dice su questo fatto. Cioè, bisogna riportare le cose a quello che sono. In realtà è uno striscione, è un simbolo, la verità non va ricercata con uno striscione, lo ripeto per l'ennesima volta. I 40 consiglieri, io non è che ho il diritto di parlare a nome di 40 consiglieri, ma credo che tutti i 40 consiglieri stanno con Regeni, non stanno con gli egiziani. Questo, beata l'ora che venga fuori la verità, diciamolo chiaro e forte questa cosa. Lo striscione è un'altra cosa. Credo che, forse l'ho già detto, che se l'avessimo levato fra 2 anni la polemica sarebbe nata lo stesso, più o meno. Bisognava tenerlo 5 anni e dopo le prossime elezioni, perché anche in campagna elettorale probabilmente questo fatto sarebbe stato tirato fuori. Andrete alla manifestazione di lunedì sera? La vedremo dal Consiglio Comunale. Ah, c'è Consiglio? C'è Consiglio Comunale. Quindi avete una buona sera. Non credo che verrà discussa la mozione, perché se... No, penso che sia stata... Così. Si diceva che la mozione era stata ritirata. Sì, è chiaro che... Ma prima ancora del gesto, del diciamo, gesto? Del blitz di Di Piazza. Io ho sentito ieri al giornale radio del Friuli Venezia Giulia che sarebbe stata ritirata. Probabilmente è stata ritirata in contemporanea con il fatto che Di Piazza... Magari avendo sentore di quello che poteva succedere. Sì. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Dottor Bosazzi, buongiorno. Buongiorno, sono Marco. Son Brefert. Cuore in palmito, Marco di San Giusto. Mi e lei dovevamo scherzare. Pensavo che mi citava da lei, mi sarei aspettato che mi citasse Missing in questa circostanza. Vabbè, prego. Dunque, torniamo. Allora, ieri ho fatto una telefonata, ribadisco in 10 secondi che il problema non è lo striscione a favore della verità per Regeni, ma il fatto praticamente che lo Stato italiano da 8 mesi e andrà avanti per anni, la verità su Tullio Regeni non verrà mai fuori per ovvi problemi di accordi commerciali, diplomatici, eccetera. Questo è il vero problema. Cioè, la gente dovrebbe prendersene un attimino con il governo. Vedi anche la vicenda dei Marò, dell'ambasciatore di Mistura, potremmo stare qua ore. Diciamo che, come battuta, potremmo noi di Son Giusto dire che sarebbe meglio mettere un bel striscione sulla Procura della Repubblica dicendo verità per le cooperative operaie, oppure sul Palazzo della Regione verità sulle cooperative operaie, perché i problemi qua a Trieste ce ne sono moltissimi e siamo stufi noi cittadini, così, della maggioranza silenziosa, di sentire queste diatribe tra una parte e l'altra, quando in città i nostri anziani vanno nei cassonetti, c'è lo spaccio di droga, i nostri figli non hanno un lavoro, eccetera. A questo punto qua noi non abbiamo una colorazione politica, però anche, diciamo, il Partito Democratico a questo punto qua cominci a parlare dei veri problemi della città. E chiudo con un saluto ai due prefetti per la Barcolana, perché loro parteciperanno alla Barcolana con il loro povero cabinato da 40 piedi, mentre al campo profughi di Padriciano è previsto praticamente una specie di campo di concentramento, di hub, e questo lo stiamo dicendo da tempo, per cui i vitestini stiano attenti, e anche praticamente chi governa la città, perché questo potrebbe provocare ulteriori problemi di accoglienza. Vi ringrazio e Bosazzi, buon lavoro, ciao, grazie. Lei sa che la vogliono nostro... chiuso, perché siccome il Marco di Son Giusto chiama molto spesso, c'è qualcuno che ha detto fatelo venire un giorno come ospite in trasmissione. Se vogliono, noi siamo tranquillamente. Posso dire una battuta sul campo profughi? Come no?
Ma intanto mettiamo sempre i puntini sulle i in modo da non essere travisati. Il popolo italiano non è un popolo razzista. Spesso e volentieri il confronto tra gli italiani e gli stranieri porta in qualche maniera ad esserlo. Allora voglio dire, il campo profughi è un museo, è un luogo dove ha visto la sofferenza di moltissime persone, che tra l'altro erano italiane. Paragonare i profughi di oggi, che sono ragazzi tra i 18 e i 30 anni e che hanno in qualche maniera dei privilegi in più di quelli che avevano sì. I profughi istriani, perché i profughi istriani venivano, non prendevano una lira, non prendevano, quando sono arrivati qua in Italia si portavano mobili, si portavano tutta la famiglia. Questi invece sono ragazzi molto probabilmente in cerca di miglior fortuna. È chiaro che è legittimo, quando una persona in un paese sta poco bene, venire in un altro paese, come gli italiani sono andati in America in cerca di gloria o in Australia in cerca di gloria, però erano situazioni sinceramente diverse. Paragonare i due fatti è una cosa che anche questa non sta né in cielo né in terra. Allora voglio dire, lasciamo i musei come luogo di ricordo e non sicuramente come luogo di residenza e di nuovi alloggi, perché questa comparazione tra gli italiani e gli stranieri è la vera cosa che in realtà fa arrabbiare. Il fatto che gli italiani siano disoccupati e qualcuno ci venga a dire troviamo dei lavori socialmente utili per questi, quando gli italiani poveri non hanno la gancia, cioè questo è un altro, però voglio dire, il paragone tra italiani e stranieri è la cosa che in realtà fa arrabbiare di più. Il fatto che questi non siano italiani, assolutamente no. Cioè, se io dico tante volte, se questi invece di venire dall'Afghanistan venissero da paesi europei come la Svizzera, che probabilmente creerebbero lo stesso problema che stanno creando questi. Probabilmente la cultura sarebbe molto più vicina a noi. Però uno svizzero che viene in Italia e che ci porta via il lavoro è visto come l'italiano che va in Svizzera e che porta via il lavoro agli svizzeri. Dopo è chiaro che ci sono altre considerazioni da fare di cultura, di religione e di tante altre cose diverse. Noi qua in Italia siamo in una situazione di poca, come posso dire, floridezza, cioè sì, passa no, questo, no, no, non stiamo benissimo. Non stiamo benissimo. Non ci avanza per gli altri. Volevo perché è una cosa che sulla quale io un po' insisto e forse non riesco a spiegarmi bene. Questa storia dell'utilizzo dei profughi eventualmente, non tanto per lavori socialmente utili, ma insomma, molto spesso, no, anche quando c'è stato questi arresti per lo spaccio di droga, oltretutto lungo il Mola Audace, che a me sembra una roba abbastanza incredibile, e c'è una considerazione che alcuni fanno e dicono vabbè, questi stanno qua, non hanno niente da fare, eccetera eccetera. Allora io mi chiedo se non è possibile, ma posto che appunto questi ricevono già dei contributi, degli emolumenti eccetera, mi chiedo se non è possibile prendere, senza pagarli in più, senza portar via lavoro, ma prendere qualcuno di questi e fargli fare dei lavori che, voglio dire, per tutta una serie di problematiche non vengono fatti con facilità. Immagino questo, non so, mettere a posto un giardino, tirar via, sappiamo benissimo che ci sono dei tempi lunghi. Mi chiedo se non è possibile immaginare una sorta di tipo di SWAT, adesso mi viene in mente questo per questioni puramente cinematografiche e televisive, in modo che tu puoi dire, oggi bisogna, c'è da pitturare l'esterno, c'è da pitturare un muro, c'è da pitturare un quello, non riusciamo per questioni burocratiche, per tutta una serie di robe, a farlo in tempi brevi, abbiamo la possibilità di occupare 4-5 persone. No, Bosazzi, l'ingiustizia sta già alla base. Cioè, è già il fatto che loro abbiano vitto, alloggio, la tessera dell'autobus. Sì, però l'italiano che prende 1000 euro al mese, non è che dopo i 1000 euro al mese se li mette in banca. Con i 1000 euro al mese che l'italiano prende, comunque benissimo. Si compra... Cioè, quindi voglio dire, loro sono già stipendiati sotto questo punto di vista. Se noi partiamo dal fatto di dargli da pulire un giardino, si rivolgeranno a qualche associazione di tutela che dopo alla fine gli dirà, secondo la Costituzione italiana il lavoro non può essere fatto gratuitamente. Avranno altri diritti. Ma magari... Certo, però le istituzioni
devono fare in modo che i cancelli da pitturare, i giardini da pulire, vengano dati agli italiani che vengono. Cioè, voglio dire, bisogna entrare. Capisco benissimo. Bisogna anche entrare questo, in un meccanismo di creare il lavoro per gli italiani e non fare in modo che questi, comunque. Giustamente l'altro giorno ne abbiamo parlato, c'è gente che è a Trieste da 2-3 anni. Sì, 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 noi paghiamo per loro 20, 30, 40 mila euro a testa a fondo perduto, quando i nostri giovani non riescono a prendere 30, 40 mila euro di mutuo in prestito. Cioè, a loro vengono regalati, ai nostri, siccome non hanno garanzie, non viene dato neanche il prestito. Allora, voglio dire, è chiaro che queste cose innervosiscono e infastidiscono gli italiani. Non è una questione di razzismo. Su questo io sono... Vabbè, non sono d'accordo. Non è un problema, insomma. Anche perché a me, per esempio, ecco, poi dopo diamo la pubblicità, sì. A me dà molto più fastidio quando, per esempio, le scuole... diciamo così, affidano ai genitori il compito di pulire, di pitturare delle aule che sono in condizioni disagiate. Secondo me è una sconfitta da parte della scuola e anche da parte delle istituzioni dover ricorrere ai genitori. In questo senso mi chiedo appunto se non è possibile, voglio dire, dire anche a ICS, dire alla Caritas, oh, noi non le demo una lira in più, però anche per... come dire, per favorire questo dei criteri di come dire, integrazione magari minima, fargli far questo, secondo me sarebbe... Però molto probabilmente un incarico. Sì, io penso comunque che questo... Non sono d'accordo, però comunque probabilmente sarebbero dei lavori che forse sarebbe giusto che venissero creati dai CS e dalla Caritas. All'interno delle loro strutture, i CS e Caritas... Dire una cosa... Ecco. Si arrangiano tra di loro. Sì. Secondo me mettere le istituzioni, il comune, sì, di Trieste, e dire andate a tagliare l'erba, no, l'erba la tagliano gli italiani e vengono pagati per tagliare gli italiani. Noi dobbiamo creare borse lavoro, dobbiamo trovare i fondi per creare lavoro. Però credo che siano due cose disomogenee, non credo che si porta via agli italiani se per questo tipo di... Ma però sta nel fatto delle... cioè sta nei fatti sta cosa, cioè sì, gli immigrati che arrivano in Italia e che hanno bisogno, dopo aver magari ricevuto l'autorizzazione a restare qua da noi, fanno la domanda dopo 2 anni per le case ATER, entrano nelle case ATER, è evidente che portano via il 20, il 30% delle questo case degli italiani. Discorso. Sì, 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 però discorso. È tutto a catena. Cioè, non è che c'è tanto lavoro in Italia per fare in modo che ce ne sia per tutti. Allora, io dico sempre, prima gli italiani e poi arrivino loro. Cioè, voglio dire, non è una questione no, di... Detto questo, lo ribadisco, sì, per l'ennesima volta, non è razzismo. Allora, siamo in ritardo per la pubblicità, poi c'è qualcuno che anche ci sgrida perché è abituato che alle 8 va la pubblicità. Allora, poi dopo torniamo a parlare. Allora, eccoci ancora in compagnia del consigliere comunale della Lega Nord, Antonio Lippolis. Credo ci sia una telefonata in linea e mi dicono che chi è in linea ha aspettato un po', quindi chiediamo anche scusa, vediamo se recuperiamo. Pronto? Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno, le chiedo scusa se l'ho fatta attendere ma non avevo visto la segnalazione. Prego, prego, buongiorno. Grazie, buongiorno. Senta, io volevo fare un po' di discussione sul discorso Regeni su un certo aspetto. Ok. Noi stiamo subendo l'invasione appunto degli stranieri dovuti alle guerre del Medio Oriente, no? Mm-hmm. E uno dei paesi che attualmente è il più stabile di quella zona è l'Egitto, per cui fare attacchi alla situazione dell'Egitto vuol dire destabilizzarlo e vuol dire incrementare ancora di più la situazione di caos e quindi la fuga da quei territori. Per cui io penso che tutta questa storia sia una storia di macro geopolitica che insiste nel fatto di destabilizzare l'Europa. Si vuole in qualche modo creare altri flussi di immigrazione per destabilizzare la nostra situazione. Questo è un discorso che si potrebbe portare in discussione. Okay. Poi volevo evidenziare il fatto che sul Corriere oggi c'è scritto che sono stati stanziati 4 milioni di euro al porto di Venezia per la progettazione costruttiva del offshore. Quella realizzazione affossa Trieste. Qui nessuno ne parla, ma è un qualcosa di molto, ma molto grave.
bisognerebbe fare chiarezza su questa situazione, grazie. In che, su che pagina, mi scusi, del Corriere? Adesso in preciso non lo so, perché ho letto su un articolo che faceva riferimento a questo. Ok, adesso vediamo se la grazie. Troviamo, insomma, grazie. Partiamo eventualmente. Io credo che l'offshore di Venezia non si farà mai, questa è una mia idea. Sono troppo importanti le crociere per Venezia e l'offshore di fatto porterebbe via le crociere da questa bella città. Quindi io ho dei dubbi che l'offshore trovi sbocco a Venezia. Sì, può essere. A parte che se ne parla da tantissimi anni, ma. Può essere anche che questo di cui faceva riferimento il telespettatore sia una sorta di studio di fattibilità. Sappiamo benissimo come funziona con questi studi di fattibilità, eccetera. Quindi potrebbe anche non preludere a questo. Certo è che insomma, così sì, è logico. Se la fanno, chiedo scusa per l'espressione forte, se la fanno Trieste se la becca nel Daur. Sì, anche perché poi c'è una buona prospettiva per i traffici, no? Per i traffici portuali, sì, che potrebbe ingolosire in qualche maniera Venezia, però insomma credo che Venezia con i suoi 20 milioni di turisti all'anno abbia il sistema per supplire alla situazione portuale, no? Quindi credo che invece sarà una cosa molto, molto importante per la nostra città. Bisognerà chiaramente ampliare, se si può usare questo termine, la logistica per far arrivare più merci da queste parti e per farle uscire queste merci. Insomma, poi c'è il raddoppio anche del canale di Suez, molte delle imprese ora in Cina si stanno per trasferire nei paesi dell'est europeo, insomma, quindi c'è la possibilità di incrementare veramente il porto di Trieste, di farlo tornare ai vecchi splendori. Io sto cercando nelle pagine di economia, perché dovrebbe essere questa, però non vedo, casomai poi vediamo se era il Corriere della Sera oppure se era qualche altro giornale. Era qualche altro giornale, insomma, forse il Corriere Veneto, che è il supplemento, io chiamo il supplemento supplizio, sì, del Corriere della Sera, sì, della domenica. Comunque io mi ricollego a quello che ha detto il gentile sulla prima parte dicendo che sì, il Partito Democratico faccia pressioni anche al governo sulla vicenda di Giulio Regeni. Credo che le pressioni sul governo potrebbero essere molto più importanti e più decisive nella ricerca di verità. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Mi scusi, ma se il vice sindaco non vuole sposare i gay, se il vice sindaco va al Silos e dà la multa ad una parte gli immigrati e quell'altra parte li fa fuggire, creando così anche dei clandestini, e non mi sembra che siete voi che date adito a delle reazioni da parte dei cittadini che si informano e che sanno valutare al di là delle ideologie politiche. Cominciate ad affrontare i problemi seri dei cittadini. In fin dei conti, anche il suo partito ha 20 anni. E quanto avreste fatto per l'occupazione dei nostri giovani? Mi pare che vi preoccupate solo dell'immigrazione. Grazie e buongiorno. Beh, sentiamolo. Sì, intanto al governo di questa città la Lega non c'è mai stata, perché nella passata consigliatura eravamo l'opposizione, nella precedente, quella della lista di Piazza 2, c'erano sì Ferrara e Portale, ma non sono stati eletti direttamente con la Lega, sono passati in un secondo momento. E allora, vabbè, questa era una disquisizione tecnica, ma insomma poco importante. Io credo che il vice sindaco Roberti stia facendo quello che è stato promesso in campagna elettorale, e di questo ne siamo lieti e fieri. Guardate che l'ordinanza ai sottotetto è una cosa doverosa per un paese civile, insomma non è ammissibile che sulle scalinate della sala Tripkovic possano dormire dei cosiddetti barboni.
è chiaro che non abbiamo niente nemmeno con loro, cioè dire che la città ha bisogno di un po' di ordine non vuol dire che vogliamo che questi barboni facciano una brutta fine. Tra l'altro sono loro stessi che non vogliono, cioè se uno di questi sotto, senza tetto, non sotto tetto, se uno di questi senza tetto andasse in via Mazzini e chiedesse una sistemazione, io credo che gli uffici sociali del comune, c'è il Teresiano, insomma ci sono delle soluzioni magari temporanee, ma che servono per far stare sotto un tetto queste persone. Non vogliono, però insomma il fatto che loro non vogliano avere una sistemazione non vuol dire che bisogna lasciarli per strada. Io credo che insomma non è che nelle altre città ognuno fa quello che vuole e che lo possa fare tranquillamente. Mi risulta che anche in certe stazioni ferroviarie i senza tetto vengano allontanati dalle autorità. Quindi voglio dire, cerchiamo in qualche maniera di mettere i puntini sempre sulle i a tutti i vari provvedimenti. C'è qualcuno, faccio io la domanda che magari, no aspettate, chiedo scusa, diamo subito la situazione meteo, sì, perché questa è veramente colpa mia che non l'ho data subito. Allora, per quello che riguarda la situazione generale, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da una vasta area di pressioni alte livellate su valori prossimi ai 1020 ettopascal che si estenderà sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo con un picco massimo di 1024 ettopascal sulla penisola balcanica. È lungo come Ben-Hur. Un debole sistema perturbato è previsto estendersi dal canale di Sicilia all'Egeo, alla Grecia, al Mar Nero, alla Russia, al Baltico. Sull'Europa settentrionale insisterà un vasto campo anticiclonico che presenterà i valori massimi di 1042 ettopascal sulla penisola scandinava settentrionale. Un fronte occluso di origine atlantico resterà stazionario a ridosso delle isole britanniche. Per oggi cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata, temperature in leggero aumento nei valori minimi ed in leggera diminuzione in quelli massimi. Ok, per le previsioni per domani ci sentiamo più tardi, prima della chiusura. Allora, c'è una telefonata, sentiamo. Bene. Chi c'è in linea. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dirle a quel signor che ha telefonato un momento fa che sul piccolo gli era scritto che Venezia gaverà il porto più grande. Io l'ho dato l'altra sera per televisione su un telegiornale, che adesso non mi ricordo, che era che Renzi gli ha detto che gli dava più, come si dice, gli dava soldi per creare un porto come Trieste. E qua non sento niente, che nessuno dice niente. E era su un telegiornale sulla tarda sera. Ok. Ah, ma se l'ha detto Renzi. Figuriamoci. Sì. Ok. No, era un telegiornale, era. Sì, no, era una battuta. Mia, probabilmente sta studiando anche il sistema per creare un ponte tra i due porti, tra il porto di Venezia e il porto di Trieste. Va bene. Ok, va bene. Grazie, non vi diciamo. Vedremo eventualmente di approfondire la cosa, che insomma, ripeto, noi ce ne siamo occupati credo un mese fa, quando era trapelata la notizia che il CIPE, che è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, aveva in animo di occuparsi della questione. Il ministro Delrio a Trieste, credo agli inizi di quest'anno, comunque insomma in primavera, aveva escluso che questo potesse succedere. Sì. Apro e chiudo parentesi, era campagna elettorale, ma insomma vedremo, insomma comunque è una situazione da seguire. Non è una cosa piacevolissima, ecco. No, per Trieste non sicuramente. Per Trieste non sicuramente. Fatto solo che se ne parli anche, tra l'altro, perché insomma è anche vero che tutto sommato Venezia ha anche una potenza di fuoco mediatica. Però siamo in campagna referendaria e quindi è chiaro che Renzi va a fare le sue promesse al sud, le promesse al nord, ad est, sui monti, e ce n'è per tutti. Sentiamo, io devo essere tranquillo qua, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Ah, sono sempre quello di prima. Volevo specificare che è nel Corriere del Veneto di oggi a pagina 10.
Ok, perfetto. E dice che ci sono stati stanziati 4 milioni di euro, è stata data il via alla costruzione della nave che farà il trasporto dei container dalla isola dove attraccheranno le navi a Porto Marghera, a Mantova e a 5 punti diversi che ognuno avrà la sua specificità. Okay. E che è già stata costituita una joint venture con una ditta grossa, la quinta grossa ditta cinese di trasporti per la gestione di questo offshore. Okay. Quindi è una cosa ben, ben strutturata. Va bene, allora... ormai è finita se non ci si muove. Okay. E qua nessuno dice niente, è una vergogna. Abbiamo il 13% di emigrazione, siamo la città più alta dell'Italia di emigrazione. Okay. In 100 anni Trieste è l'unica città che ha diminuito il suo, grande città che ha diminuito il suo abitanti, è una cosa pazzesca. E qua si parla di turismo, eccetera, che non serve a niente. Il porto, se non si sviluppa, siamo finiti per i nostri giovani e la fine. Comunque, grazie, Corriere Veneto, ce ne occupiamo allora sicuramente più avanti, perché insomma è una cosa da approfondire. Sì. Allora, una palestra, questa è una cosa molto, molto curiosa, no? Una palestra per i writers sui muri del Pedocina. Rossi annuncia in commissione l'istituzione di un albo per i graffitari, così potremo distinguere tra chi imbratta e chi è un artista autentico. Questa potrebbe essere una buona... Sì, una io buona... tendenzialmente sono contro i graffitari, mi piacciono i disegnatori, allora farei una bella, un po' di differenza tra un bel disegno e un graffito, no? Cioè io questo lo reputo un graffito, una scritta, una... questa che vediamo, sì, inquadrata, questo insomma, per me è un graffito. Invece un bel disegno, un bel murales potrebbe essere anche una cosa carina, fatta però in io lo chiamo in tono marino, nel senso con dei colori abbastanza chiari, no? Perché tante cose in effetti, allora ci sono delle brutture da coprire, ma tante volte la copertura è peggio della bruttura, e quindi bisogna stare un attimo attenti. Credo che se c'è un qualcuno che giudichi anche prima dell'opera cosa si va a disegnare, questo probabilmente sarebbe decisivo e fondamentale. C'è anche da dire una cosa, per come posso dire, per il carattere, diciamo così, stesso dei graffitari, è anche probabile che quando gli dai un posto dove andare a dipingere, eccetera, è la vera volta che non ci vanno, perché gli piace un po' trasgredire. Perché gli piace un po' trasgredire. Io ricordo quando, per coprire anni fa, il magazzino Vini vennero stese dei teloni bianchi e si disse: andate a disegnarci qualcosa. Non andò nessuno, perché è più, come dire, per alcuni è meglio andare a farsi disegni davanti, che ne so, davanti alla pescheria, piuttosto che, oddio, pitturarsi nella pescheria, così almeno si capisce a cosa serve il Salone degli Incanti, ma questo è un altro discorso. Ma poi così le pareti della lanterna, e adesso sono in cattive condizioni perché c'è qualche vecchio graffito ancora da cancellare, però quelle pitturate completamente di bianco con le porte azzurre un po' in stile Santorini non è male, non è male, assolutamente, quindi... assolutamente no. C'è il collegamento con la polizia locale, probabilmente se ci sono degli aggiornamenti o se sentiamo il maresciallo Conti. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Aggiornamenti non ne abbiamo, se vuole ripetiamo un po' le chiusure di domani. Sì, dai, forse ripetiamo le chiusure, sì. Non le ha sentite, visto che ci siamo sentiti alle 7. Direi che allora per la Barcolana per oggi ricordo la chiusura dalle 17:30, minuto più minuto meno, delle rive, attenzione, solo davanti alla Piazza Unità, quindi dalla riva del Mandracchio, Mercato Vecchio, a Piazza Tommaseo. Questa parte rimarrà chiusa dalle 17:30 sino all'una di questa notte, oppure sino a cessata necessità. Domani invece le rive saranno chiuse dalle ore 10:30, sempre nello stesso tratto che abbiamo parlato prima, quindi solo davanti a Piazza dell'Unità, fino a Piazza Tommaseo si riesce a transitare, anche nel senso opposto sino a riva Mandracchio, cioè è permessa la svolta verso il Corso Italia praticamente, o via Diaz e via Cadorna.
fino alle ore 15, almeno questa è l'ora prevista. Okay. Potrebbe essere prima o anche una chiusura che si protraga ancora per qualche ora. Il problema è sempre l'affluenza della gente, certo. Appunto la fine della manifestazione. Inoltre ricordo che la strada del Friuli da domani dalle ore 8 sino alle 14 sarà a senso unico in direzione di Prosecco, quindi si potrà salire ma non scendere. Okay. Queste sono, diciamo, le cose più importanti per la Barcolana e per la questa ordinanza temporanea di viabilità per Perfetto. Domani. Maresciallo, c'è lei anche all'una e mezza? Prego? Ci sarà lei anche all'una e mezza per il collegamento durante il TG? No, non credo, okay. No, all'una e mezza non ci sono. Perfetto, grazie intanto, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie ancora. E vi ricordo che dell'ordinanza parleremo anche nell'edizione delle 13:20 del telegiornale, insomma, a ciò che tutti possano prendere in considerazione nuovi tragitti e nuove, insomma, qualcuno potrebbe anche chiamarle vie di fuga per questo evento importantissimo. Per questo evento importante. Allora, il discorso sul pedocina a disposizione, diciamo così, dei writers, mi dà il destro per parlare anche con Lippolis di un altro argomento che a me sta abbastanza a cuore, pur non avendo nessun tipo di coinvolgimento in esso. Trieste è una città dove ci sono parecchi edifici, diciamo, abbandonati, disabitati, eccetera, no? Ci sono degli esempi colossali, insomma, il gasometro, il meccanografico se sì. vogliamo, sì. anche le caserme su in via Rossetti. Abbiamo visto anche che i capannoni della fiera, che sono stati comunque affidati alle compagnie del carnevale e ad una società di atletica, anche questi sono stati di recente oggetto di incursioni, furti, eccetera. È un problema questo dei luoghi sfitti, diciamo così, dei luoghi dismessi, chiamiamola poi come va, o è un'opportunità? Beh, c'è una crisi immobiliare spaventosa che va avanti da tantissimi anni, non c'è interesse per l'acquisto, il mercato si è fermato, io credo, dopo l'introduzione dell'IMU sulla seconda casa, che ha bloccato un po' tutti gli investimenti, perché poi è chiaro che si fa molta differenza tra prima casa e seconda casa, tra il diritto all'abitazione e il diritto all'investimento, però in realtà le due cose sono collegate. Se sul mercato io immetto un sacco di appartamenti di seconde case, è chiaro che c'è un crollo anche per le prime case, è inevitabile. E allora di conseguenza posti come la fiera di Trieste, che io mi ricordo nel vecchio piano regolatore, preludevano al fatto che vengano costruite delle palazzine, cala l'interesse da parte dei costruttori e quindi restano cattedrali deserte. È chiaro che posti come per esempio il vecchio gasometro, è un po' difficile trovare delle soluzioni, non so, un bel teatro di me. No? Perché proprio per archivio, bellissimo, a me piace quello tantissimo. È come la Royal Albert Hall di Londra, potrebbe diventare una cosa meravigliosa, però purtroppo anche in questo caso mancano gli investimenti, non ci sono fondi per fare queste cose e di conseguenza il meccanografico è un'altra bruttura delle amministrazioni degli ultimi 10-20 anni, forse soldi anche. Spesi 2002 era probabilmente, sì. 2001-2002, soldi spesi alla Carlona, se mi permetti il termine, e quindi adesso veramente è un po' difficile trovare una destinazione. Certo che bisognerà trovare una destinazione, perché lasciare così proprio dimostra tutto il degrado di una città, anche se Trieste per fortuna, confronto ad altre città italiane di queste brutture ce ne ha forse meno. Sì, è vero. C'è un'altra telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Dottor Posazzi, ancora telegrafico. Eccoci. Marco. Sì. Sì, allora,
Per quanto riguarda, diciamo, gli spazi vuoti, noi abbiamo già proposto, ma interverremo praticamente con delle idee per i giovani. Cioè, secondo noi il salone degli incanti, ad esempio, faccio un esempio che così per capirci, deve essere dato ai giovani per promuovere Trieste dal punto di vista turistico, immobiliare, eccetera. Faremo delle proposte. Che faremo un gruppo, sono giusto per i giovani, e sono delle proposte che sono quasi a costo zero, però devono avere il supporto comunale. Cioè, i giovani sono dimenticati in questa città, però ci sono tanti giovani che vorrebbero fare, noi ne abbiamo tanti, abbiamo tante idee fattibili e sarebbe il caso di muoversi. Mi scusi ancora due cosette veloce per via della pubblicità. E ritorno sulla questione immigrazione. Non è che noi siamo inferociti contro gli immigrati, eccetera. Noi siamo inferociti, arrabbiati, incazzati, perché in questa regione 125 comuni non accolgono un rifugiato. Cioè, Torrenti e compagnia bella vanno dicendo che c'è l'accoglienza diffusa in regione, che questo è un elemento distintivo. Non è vero, perché l'accoglienza viene fatta solamente nelle grandi nelle città, Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia, mentre 125 sindaci del Friuli, perché a questo punto qua anche Morupino è stata praticamente presa in mezzo, sono 125 sindaci che non accolgono. Sottolineo ancora una cosa. E la giunta regionale ha minacciato e ricattato le varie congregazioni per delle UTI, che se non venivano fatte le UTI venivano tagliati i fondi. Ma a questo punto qua è evidente che se ci sono dei comuni che non accolgono, anche la regione deve intervenire. Perché questa disparità? Cioè, l'accoglienza può essere fatta su tutto il territorio regionale, non è possibile che Trieste abbia una percentuale praticamente maggiore, ma tanto maggiore degli altri. Scusatemi, sempre buon lavoro. Ciao. Ah sì, fino a febbraio non ci vedete, perché quando accadrà qualcosa il prossimo anno saremo ben felici di venire in trasmissione. Felicissimi, non felici. Ciao, Rosazzi. L'appuntamento allora è a febbraio, a lungo termine. Pubblicità, poi eventualmente torniamo sulla questione. Sì. Allora, spazi vuoti e idee per i giovani, suggeriva l'amico di Son Giusto. Non è male come idea. No, assolutamente. Anche ieri abbiamo discusso una mozione in una commissione quarta, se non sbaglio, che invitava appunto l'amministrazione comunale e l'ATER, tutti quegli spazi che non sono adibiti ad abitazione, a darli gratuitamente alle associazioni di volontariato. Hanno grossissimi problemi anche loro. Di natura varia. E anche lì ci sono state negli anni scorsi delle difficoltà, perché sono talmente tante queste associazioni richiedenti. Gli spazi sono pochi, quindi per non scontentare tanti non li danno a nessuno. È così. Esatto. Poi tra l'altro ci sono delle regole abbastanza, come posso dire, importanti in Italia. E quindi l'ATER, per esempio, prima di affittare una cosa si guarda bene che abbia l'impianto elettrico a posto, i serramenti a posto. Siccome molte di queste strutture non hanno appunto le parti importanti a posto, restano lì morte per anni, e questo è un errore. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo parlare di una cosa che mi è successa. Due settimane fa esco di casa, abito in via Romagna, e trovo una persona davanti al mio portone, non era di colore. E mi sembrava strano che fosse lì, e dico: scusi, ma lei ha bisogno di qualcosa? E mi risponde: io non parlo italiano, io molto stanco, e mi mostra che vorrebbe dormire nel mio giardino. Io l'ho preso e l'ho portato fuori, anche perché mi sono accorta che sulla schiena aveva uno zainetto degli emigrati. Adesso non so in che situazione cominciamo a trovarci tutti quanti qua, perché la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Ecco, solo questo. Ok, sentiamo la risposta a questa cosa anche abbastanza... Diciamo che io abito a Opicina, quest'estate un sacco di immigrati a Fernetti nel campeggio, all'Hotel Transilvania, e loro
girano, si trovano a Ferneti, e a Ferneti non c'è molto da fare e di conseguenza si fanno la bella camminata ogni giorno fino a Opicina, si fanno il loro giretto, qualcuno arriva in città, altri tornano di sera tardi, magari qualcuno torna anche un po' bevuto. So che mi è stato detto, e ci credo tra l'altro, che scavalcano i cancelli delle proprietà private nei vari giardini, non fanno magari niente di male, portano via una mela, non è un dramma, però sapere che nella tua proprietà privata entra qualcuno e porta via una mela, anche questo è un fatto che non dà tranquillità, non dà sicurezza. Quindi, perché se suonano e te la chiedono magari la esatto. Dai. Poi queste cose succedono spesso e volentieri in orari quasi notturni, sono preoccupate le persone della zona perché magari hanno il figlio che deve rientrare non sanno chi trova, insomma diciamo che sono tutte situazioni spiacevoli che si sono create anche grazie a questa accoglienza diffusa. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno a lei, Rosazzi. Prego. È il suo ospite. Buongiorno. Allora, la domanda che io volevo fare al suo ospite è questa. Quando noi, cioè le persone che hanno votato il centrodestra, adesso le ultime campagne elettorali, ha votato specialmente la Lega anche perché loro in campagna elettorale dicevano che avrebbero, diciamo, mandato via tutti questi stranieri immigrati che erano qua senza nessun diritto, nessun titolo. Ultimamente, negli ultimi giorni, sono venuto a sapere invece che il comune adesso non ha più voce in capitolo per quel che riguarda gli immigrati a Trieste. È una questione tra il prefetto, l'ICS e la Caritas. Il comune non c'entra più niente. Allora io mi chiedo a fare tutte le promesse, campagna elettorale che sono state fatte dalla Lega, non c'entra più niente, non conta più niente, cioè voi non contate più niente per quel che riguarda gli immigrati che abbiamo qua a Trieste. Ok. Questo chiaro. Voglio sapere. Chiaro la domanda? Grazie. Beh, sentiamo la risposta. Grazie per la domanda. Ma voglio dire, non abbiamo la bacchetta magica, è chiaro che in campagna elettorale si fa un po' di filosofia in più e si dicono le cose che si pensano e magari si sa che l'obiettivo sarebbe quello di raggiungerle queste cose, ma che non è sempre facile. Io credo che un po' di differenza dal passato si sia vista e che quindi che non è soltanto fuffa quella che diciamo. Il nostro obiettivo è quello di ridurre in maniera evidente il numero degli immigrati sul territorio triestino. Ordinanze ne sono state fatte, si vedono meno Vucumbra in giro e questo è evidente. Io mi ricordo che fino a qualche mese fa si passava per via San Nicolò e ogni 20 metri ce n'era uno, adesso ce n'è uno ogni 200 metri e già un passo in avanti è stato fatto. C'erano i venditori di libretti e di ombrelli ad ogni occasione, ora anche questi si vedono e non sono più tanto tranquilli, perché anche questo è un fatto importante. I posteggiatori abusivi, è certo che non si possono far scomparire, è evidente, però insomma le ordinanze, la pressione da parte della polizia locale, il starle un po' addosso fa sì che anche questi sono in una situazione di poca tranquillità. Voglio dire, per esempio c'è il problema dei Rom a Opicina, che hanno occupato 2-3 appartamenti dell'ATER, hanno occupato legalmente perché l'ATER poi non si sa come, ma gli ha dato questi 2-3 appartamenti. È chiaro che noi facciamo pressione sull'ATER perché questa situazione venga in qualche maniera tranquillizzata, visto che hanno messo a subbuglio tutto il rione di Villa Carsia. Però il fatto che la polizia locale ogni 2x3 chieda a queste persone documenti, non li fa fare i loro affari con la stessa tranquillità. Quindi è chiaro che non si può risolvere il problema dell'immigrazione in poco tempo, non abbiamo la bacchetta magica, però si possono mettere in pratica tante piccole opere per fare in modo che questo problema venga percepito in maniera più tranquilla. Insomma, io credo che dire che ci vuole un po' di ordine in più e bisogna rispettare le regole più sicure per tutti non sia un fatto negativo. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Prego. Senta, io sono 43 anni e abito a Trieste. Sono venuta dalla Calabria, avevo 17 anni, cioè io ero profuga in casa mia, perché in Calabria non c'era lavoro e sono venuta a Trieste con la famiglia.
Okay. Allora, abitavamo in via Economo, mm-hmm. in una casa in soprafitto, fatta con i legni, con il gabinetto in comune. E mi ricordo che c'erano i baccoli che camminavano per terra. C'è ancora il terrore dei baccoli. Già quella volta, le parlo del 70, sì. Le istituzioni non è che ci aiutavano. Ragion per cui io mi ricordo che se non ci aiutavano quella volta là, vorremmo adesso che le istituzioni aiutano a noi italiani? No! Ho capito. Aiutano tutto loro. Io abito qua a Montebello. Le case popolari di Montebello sono per il 90%, perché nella 18 io la prendo tutti i giorni, sono tutti stranieri, tra extracomunitari, tra serbi, tra slavi. Mi scusi, sono un pochettino non si preoccupi, emozionata. Ecco, ragione per cui io ci vivo con loro. Ci vivo con loro. Però questa gente qua, con tutto che gli si dà, sono arroganti, di un'arroganza che voi neanche vi immaginate. Un'arroganza. Ah, ho capito. Arroganti. Sì, mi scusi, non l'ho sentito. Ecco, intanto non pagano l'autobus. Non pagano mai, perché chi scende dalla 18, che fanno scendere il controllore dalla 18, la maggior parte sono quelli che salgono in via Cumano delle case popolari. E più delle parti mi dicono, paga comune, paga comune. Ok. Abbonamento, l'autobus glielo paga il comune. Allora io voglio dire questo, per carità, sono stata anch'io che non avevo niente da mangiare. Dove si trova la signora Bossi del panificio Bossi, che la sera avanzavano le pastine, avanzava il pane, io la sera mangiavo il pane e mangiavo le pastine, ecco, okay. A 17 anni. Allora adesso dico, questi qua, gli diamo tutto. Io la sera guardo sempre quella trasmissione del Debbio e di Belpietro. Allora, Stanlio Olio dall'altra parte è più divertente, ogni tanto guardi anche Stanlio Olio, si diverte di più. È un Prego? Ogni tanto, siccome in un altro canale a quell'ora c'è Stanlio Olio, guardi anche dall'altra parte, insomma si diverte di più. Non devi pensare che sono populista perché guardo del No, no, ma è una battuta. Assolutamente. È l'unica televisione, che dice le cose come stanno, okay. Perché la RAI non lo fa assolutamente. Allora signora, abbiamo capito quella che è la sua quello che è il suo suggerimento, insomma, il suo pensiero. Grazie per aver chiamato, anche perché effettivamente quando si tratta di argomenti come questo, no? La contrapposizione che viene fatta a Trieste artatamente, secondo me, è da una parte e dall'altra, è più che altro con l'esodo giuliano istriano dalmato. La signora pone un altro problema che riguarda l'immigrazione. Io sono figlio di emigranti, famiglia pugliese, famiglia numerosa di pugliesi. Mi ricordo che nel 1961 un mio zio venne chiamato qua a Trieste, non si sa perché circostanze, andò a lavorare in porto, mm-hmm. persona onesta, brava. Gli stessi datori di lavoro del porto, lui lavorava con la ditta privata, gli dicevano: ma hai altri parenti? E mio zio chiamò, insomma, fratelli, cugini, questo e quell'altro. Quindi noi arrivavamo qui, ma c'era mancanza di manodopera, diciamo, chiaro. Dopo prima, poi lavorò i primi anni in cooperativa, prendeva negli anni 60, se non sbaglio, 60.000 lire al mese, di affitto pagavamo 31.000 lire, quindi voglio dire, sacrifici per tirare avanti, per comprare il televisore, per fare tutte le piccole spese, erano notevoli, quindi non avevamo avuto nessuna situazione di...
di privilegio, insomma. Certo. Ecco, sì, quindi sì. Fare dei paragoni. Per quanto riguarda l'autobus, è un argomento che mi sta a cuore questo, perché visto che so per certo che a questi migranti viene data la tessera del mensile dell'autobus, e quando sale il controllore, stranamente non hanno mai il biglietto, ho come la sensazione che si vendano anche la tessera, ma questa è una sensazione mia. Questo. Ecco, quindi perlomeno... tra l'altro, parlando con un controllore, mi diceva che ha paura ogni volta che sale sull'autobus, perché questi, oltre a scendere altre cose, il verbale non se ne parla nemmeno, sì, questi sì. Scendono proprio nella migliore delle ipotesi. Capisce che uno stato di diritto soltanto per gli italiani è uno stato che non funziona. Non è possibile che l'italiano che ha qualcosa da rimetterci debba pagare la multa, deve pagare, deve avere ha problemi con Equitalia. Questi invece vengono, sono strafottenti, spesso e volentieri alzano anche le mani quando le cose non girano per il verso giusto. Non è uno stato che funziona così. Tra l'altro avverto che un giorno della prossima settimana, poi magari sarò più preciso, sarà nostro ospite il direttore generale di Trieste Trasporti, Pier Giorgio Lucarini. Siccome era molto tempo che non c'era con noi Trieste Trasporti, Fabio Scocimarro, che credo sia nel CDA se non mi sbaglio, ma insomma parlava delle volte anche di questioni collegate a Trieste Trasporti, però insomma era parecchio che non veniva un esponente, diciamo così, diretto di quella che insomma, deve essere l'ex municipalizzata. Beh, quindi... ma le telecamere sono una cosa, le telecamere sull'autobus secondo me è un'idea geniale. Sì, sì, no, difatti. Ma comunque poi vi dico anche il giorno in cui ci sarà il dottor Lucarini. C'è invece un'altra telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto? Prego. Pronto, volevo fare una domanda, volevo sapere in cosa consiste questo giovamento per l'Italia, l'essere entrati nell'Unione Europea, cioè come si permettono l'Ungheria, gli altri stati, e come vengono incontro agli italiani in questa emergenza degli immigrati che invadono praticamente solamente l'Italia, recintano tutto, fanno tutto loro e non c'è nessuna regola che limiti queste loro possibilità di poter fare quello che vogliono, ecco, cioè, di tutto questo, cioè, in cosa ha giovato questa Unione Europea all'Italia? Ok. Voglio rispondere con un altro fatto personale, mi spiace parlare di fatti personali, perché fatti personali, a... esatto, io ho un parente che ha una piccola ditta di restauri, pitturazioni, cose di questo genere, ultimamente aveva delle grosse difficoltà perché il lavoro era calato molto e tra l'altro quei pochi lavori che aveva gli venivano pagati e non pagati, viveva di acconti, quindi tutta una serie di cose negative. Ha sentito un suo amico in Lussemburgo e questo gli ha detto: guarda che se vieni qua in Lussemburgo non hai nessun problema di trovare lavoro. Si è trasferito con la moglie in Lussemburgo, la moglie è stata subito inserita, questo sto parlando di 15 giorni fa, sì, in un piano di lavoro con un reddito di sostegno di 1000 euro al mese. Lui ha trovato una ditta come dipendente, soltanto come dipendente per pitturare gli appartamenti all'interno, per pitturare le case, insomma 2800 euro al mese. Allora, reddito di sostegno a 1000 euro, 2800 euro al mese lui come dipendente di pitturazione. Mi ha raccontato che un lavapiatti prende 400-500 euro alla settimana. Allora capisce che quando un'Europa va a due velocità con il nord, dove i dipendenti prendono 2000-3000 euro al mese, è chiaro che loro non vogliono uscire dall'Europa. Cioè loro stanno facendo fare il lavoro sporco al sud, con gli immigrati, con le paghe a 1000 euro al mese, con tutta una situazione di lavoro precario. Chi sta pagando le conseguenze sono chiaramente Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Italia, credo anche, Francia, perché insomma Francia penso anche che... I paesi del nord invece si possono permettere di avere paghe di 3000 euro, 2500 euro al mese, ed è chiaro che con 3000 euro al mese anche l'euro non è una disgrazia. Ah certo, sì, sì, questo in Lussemburgo, questo in Lussemburgo. Vabbè, non è neanche distante. Vabbè, si informi se... 2800 euro al mese per un operaio, vabbè, specializzato, per un operaio insomma che lavora pitturazioni e cose di questo. Non mai chiedo il numero di telefono. Pronto, buongiorno. Prego. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Buongiorno, senta, volevo chiarificare una cosa, chiarire, no? Nella chiamata di poco fa una signora le ha detto che guarda la trasmissione di Del Bebbio, sì, e che insomma vede le cose che vede, e lei conduttore, sì, ha detto
Sì, ma guardi piuttosto Stane Olio. Di Stane Olio in Italia mi sembra che ne abbiamo tantissimi, sia al governo che di giornalisti, mi sembra. No, il mi sembra che guardare del dubbio dia un momentino lo specchio della verità che è in questo paese. Non mi sembra che sia da ridere. No, ma è una cosa molto, molto seria. Ma piace. Perché dirmi di andare a guardare Stane Olio. Ma si attento a quello che parla, per cortesia. Allora, no, vabbè, qua posso rispondere io tranquillamente. Intanto, deve rispondere lei. Sì, adesso le rispondo. Intanto, voglio dire, qua entra in scena lo storico del cinema e chiedo scusa, intanto c'è molta più serietà in Stagno e Olio che da parecchie altre parti, uno. Secondariamente... Guardi, è inutile che me la giri con il cinema. Lei ha fatto ha detto chiaro e tondo, guardi Stane Olio, certo. Ma mi faccia una cortesia, come le ho già detto, ne abbiamo di Stane Olio, quanti ne vogliamo? Appunto, a cominciare dai giornalisti. Appunto. Buongiorno. Arrivederci. Ecco, allora queste sono cose che a me danno veramente... Perché uno si può fare... dovrebbe essere consentito in questo paese fare ogni tanto qualche battuta. Io ho detto alla signora, se deve guardare una trasmissione che incupisce, che ci racconta, ogni tanto, siccome c'è Stanlio Olio dall'altra parte, si guardi Stanlio Olio. Poi dopo, se qualcuno non capisce l'ironia, ciò non sono affari miei, non è che io possa intervenire anche su questo. Ribadisco, c'è molta più serietà in Stanlio Olio che in parecchie altre trasmissioni. Anche a me piace Del Debbio, anch'io guardo Del Debbio quando torno a casa la sera. Penso che siamo in un paese dove si può ancora fare dell'ironia, qualche battuta. Sì. Se questo non è accettato, francamente, allora veramente significa che questo paese ha dei grossissimi problemi. Poi dopo, appunto, se qualcuno non gli piace Stanlio Olio, guardi altro, insomma. Però io continuo a dire, guardatevi quello, insomma. Però è un... significa che le cose non vanno. Perché diciamo non si può... però che, per tornare sul tema, la speculazione sullo striscione di Regeni fatta in così evidente maniera non aiuta a rassegnare. No, questo ce voglio dire. Quando ci sono 10 pagine in 3 giorni dedicate ad uno striscione, sicuramente non aiuta a prendere tutte le situazioni anche con ironia. Anche no? Con una certa leggerezza sì. Effettivamente... questo è anche vero, però insomma, penso che una battuta si possa certo. Fare. Sono chiamate, dite che non posso più condurre Sveglia Trieste, così me ne sto a casa e non mi sveglio alle 5 del mattino. Insomma. Allora, siccome siamo mancano pochi minuti, io direi ripetiamo quello con cui abbiamo incominciato l'intervento di Antonio Lippolis, cioè questo appunto, questo accenno per quanto riguarda questa scadenza per presentare la domanda di... Diciamo che l'anno scorso è nato a livello regionale nel 2015 il reddito di sostegno appunto regionale. Bisognava avere l'ISEE sotto i 6.000 euro. Adesso è nata la misura nazionale che prevede soltanto per chi ha l'ISEE di 3.000 euro e con dei figli a carico, l'obbligo per tutti questi che hanno presentato la domanda del reddito di sostegno regionale di farne una seconda domanda. Se non fanno questa seconda domanda entro il 25 novembre, hanno la decadenza anche di quello che già percepiscono mensilmente. Quindi io invito tutti coloro che hanno, lo ricordo per l'ennesima volta, meno di 3.000 euro di ISEE, che già percepiscono il reddito di sostegno regionale e che hanno dei figli a carico, a recarsi negli uffici di Via Mazzini o nella UOT di competenza per compilare il modulo e per completare questa pratica. È una cosa assurda, perché insomma bastava automaticamente portarli da una parte all'altra, dal reddito di sostegno regionale, evidentemente si è cercata la via più difficile, che insomma incasinerà anche gli uffici. Certo, sì, perché mi pare che non ce n'è bisogno, insomma. Chi invece già prende il reddito di sostegno e ha un reddito da 3.000 a 6.000 euro non occorre che si muova. Allora, io prossimi, diciamo così, impegni della prima commissione? Io vorrei, la prima commissione, appunto, c'è sempre degli argomenti abbastanza tosti. Io vorrei sentire, chiederò anche alle associazioni ambientaliste, sentire il consulente della Ferriera. Quindi portare il consulente, parlare con il consulente dal punto di vista
sanitario che quello di mia competenza, più che ambientale, no? Okay. Vedere in realtà l'incidenza appunto di queste sostanze con alcune malattie. E quindi credo che potrebbe essere anche questa una cosa interessante che faremo nelle prossime settimane. Allora, io ringrazio Antonio Lippolis, consigliere comunale della Lega Nord e presidente della prima commissione consigliare comunale, per essere stato con noi. Grazie, grazie tante, buon grazie lavoro. Grazie. Dopo la pubblicità, al suo posto, poi anche qua bisogna mettersi d'accordo, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Cristina Bertoni. Tra un po'. Allora, secondo ospite di questa puntata di Sveglia Trieste è con noi l'ingegnere Cristina Bertoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, componente la terza commissione attività produttive e la quarta commissione, che è quella dei lavori pubblici. Grazie ingegnere per essere venuta a trovarci. Per l'ingegnere Bertoni è la prima, diciamo, presenza in televisione, per cui insomma non deve avere assolutamente paura. Se c'è da polemizzare, in questo caso ci sono io qua a fare un po' da parafulmine. Allora, però cominciamo riferendoci anche con lei al caso Regeni. Il sindaco ieri è intervenuto pesantemente nei confronti del Partito Democratico. Io ho parlato con qualche esponente del Partito Democratico ieri pomeriggio e erano tutti quanti molto sorpresi della veemenza dell'attacco del sindaco, e poi qualcuno ha anche detto: ma insomma, in fin dei conti noi non abbiamo nemmeno tirato fuori questa mozione che è stata resa pubblica su Facebook da Paolo Menis del Movimento 5 Stelle. Quindi voi vi sentite in qualche modo, come dire, responsabili di tutto quanto? Come vedete tutta la cosa, insomma? Beh, allora, il Movimento 5 Stelle è molto attento a tutto quello che succede, e Paolo Menis è anche molto bravo a seguire tutto quanto e a trovare il tempo di uscire in maniera molto... Siete un po' dei tafani, insomma, no? Beh, andate, diciamo, un po' ma io credo che il ruolo che sta svolgendo il Movimento 5 Stelle a livello locale, regionale e nazionale sia molto molto importante per il nostro paese. E quindi trovo che lodevole sia l'impegno di Paolo e di Stefano degli scorsi 5 anni, e onestamente, vedendo adesso da vicino come Paolo segue tutte le tematiche di interesse per la città e l'impegno che ci mette, devo dire, è uno sprone personalmente. Per quanto riguarda la questione Regeni, per me lo striscione poteva restare lì dov'era, perché personalmente avviso l'esigenza di affrontare altre tematiche e altri problemi. E quindi poi ci sono anche questioni di strumentalizzazione della cosa legata a un evento tragico che ha coinvolto un cittadino italiano all'estero, e quindi onestamente qualsiasi strumentalizzazione che riguarda questi fatti, questi avvenimenti, ecco, per me non deve trovare spazio. E quindi, se lei è d'accordo, io ascolterei le telefonate, ascolterei i problemi. Poi, se si parla di nuovo ovviamente dello striscione, che è percepito come un problema, ne parliamo. Però coerentemente con quello che ho appena detto, come dire, non dedicherei troppo tempo. Ho capito. Se non le allora, c'è questo invece sulla prima pagina del Corriere della Sera: i 5 Stelle restano la prima forza, ad un eventuale ballottaggio vincerebbero. Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso da questo sondaggio, perché negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, a livello nazionale, soprattutto del Movimento 5 Stelle, si è parlato spessissimo in occasione dell'impasse della giunta romana, insomma, no? C'era stato un iniziale decremento dell'indice di gradimento, che poi è ciò di cui si occupano i sondaggi, però insomma c'è questo ribaltamento di fronte sotto certi aspetti. Ma allora le dirò,
Non mi stupisce perché in realtà la forza, i principi e la determinazione che c'è dietro la crescita del Movimento 5 Stelle sono superiori a questi impasse che è naturale e normale che ci siano, soprattutto su una città come Roma. E il Movimento 5 Stelle è una realtà che sta crescendo lentamente perché è una realtà che lavora sulle persone, sulle singole persone. Questa è la strategia del Movimento 5 Stelle. È un cambiamento culturale per il nostro paese, quindi noi non vogliamo arrivare a vincere per forza in un momento in cui il paese non è pronto ad essere guidato da una nuova forza politica. Attendiamo, lavoriamo intensamente, i parlamentari nazionali, regionali e adesso sempre più quelli comunali che stanno cominciando a entrare nelle istituzioni e faranno il loro lavoro e pian pianino vedremo come vanno le Come... cose, però mi sembra che le basi siano solide e i risultati sono questi e C'è da questo dire, c'è è. una telefonata in linea, giusto per completare un ragionamento, c'è da dire che se le cose a Roma, insomma, stanno funzionando come stanno funzionando, ma del resto Roma ha dei problemi endemici, quindi non è, le cose a Torino con l'Appennino stanno funzionando in maniera molto completamente diversa. Vero è anche che Torino è stata comunque amministrata, diciamo così, in maniera diversa rispetto a Roma, ecco, insomma, quindi, però c'è da sottolineare questa doppiezza brutta, questo doppio binario, no? Doppio binario, Roma sì. ci si probabilmente chiunque andava a Roma si impantanava, perché diciamo la situazione era quella che era, Torino dove, insomma, dove fra l'altro nessuno avrebbe pensato che Fassino avrebbe perso, perché dobbiamo dire anche questo, significa però che... Vabbè, sono altri discorsi troppo lunghi. C'è una telefonata, se lei è d'accordo, Certo, sentiamo quello assolutamente. che dice chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno Umberto, buongiorno l'ingegnere Bertoni, Alessio Colautti al Buongiorno telefono. Alessio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Complimenti per l'ardita cravatta per intanto. E non hai bisogno di sicuro della mia solidarietà, ma voglio comunque dartela alla Venderigola de prima, non solo invitala a guardare Staglioglio, non la signora, ma quella che ti ha attaccato, ma mandimela anche me una volta in teatro, che insomma penso mi di fare barba e cavalli senza problemi. Detto ciò, una puntata bellissima oggi, d'eccezione voglio dire, perché prima hai ospitato Lipolis che mi ha fatto, io dico la cosa da osservatore esterno e per me le forze politiche sono pressoché quasi tutte uguali, ma siccome si identifica molto spesso, non so, Lega Nord con Slocar, e mi dava molto di stanza buia vedere Lipolis, che una persona sa parlare, sa porgersi, mi fa ben sperare, così come adesso con l'ingegner Bertoni. Io darei 5 stelle soltanto a lei, c'è cioè una sua collega Riccia, della quale adesso non ricordo il cognome, che è venuta qualche volta bionda dei 5 stelle. Le signore del 5 stelle hanno un modo di porsi più piacevole, più sorridente, mentre Menis, forse perché impegnato appunto nelle problematiche della città, ha sempre questo viso un po' più teso. Il sorriso vi aiuterebbe nelle cause vostre che sono sicuramente ottime e meritorie. Detto ciò, un piccolo inciso a quello che è stato detto prima, si diceva dell'esodo che gli istriani, Sì. bisogna ricordare quando anche gli istriani arrivarono a Trieste, ebbero dei seppur minimi aiuti, ma li ebbero, graduatorie lavorative, appartamenti, che però bisogna dire, seppero ben sfruttare, nel senso la carta che gli venne data se la seppero giocare grandi lavoratori e poi sappiamo come si sono integrati e di andare. Detto ciò, vengo al dunque, scusate la lunga premessa. La cosa, il caso, anzi, Regeni, che non è un caso in realtà, secondo me, dice un detto del Sud Italia, fatta la legge, gabbato l'usanto. Io propongo, visto il mio mestiere, c'è qualcosa che può fare molto più di uno striscione. Lo striscione è una cosa non viva, che si appiccica e si mette lì. Io proporrei a tutti i miei colleghi, cantanti, attori, teatranti, il teatro è il luogo dove per eccellenza il cervello si muove ed è vivo, di dedicare da adesso fino a quando non si saprà qualcosa di più, ammesso che si riesca a sapere qualcosa di più sulla fine di questo ragazzo,
una canzone, un atto, un brano, uno spettacolo, non minuti di silenzio, perché tacere non va mai bene, bisogna fare più casino che non tacere quando si vuole ricordare qualcosa, e ricordare magari per puntare sempre, tenere una luce accesa, una canzone, appunto, un atto, un monologo, una poesia, qualcosa al caso Regeni, sempre per tenere accese le menti di chi è a teatro su quella tematica. Grazie mille, buon lavoro alla consigliera e buon lavoro anche a te, Umberto. Grazie, grazie ad Alessio Qualuti, che ha dato anche delle pagelle, insomma, indirettamente ai politici. Credo sia una proposta abbastanza interessante, no? Sì, diciamo che sono d'accordo che non basta uno striscione. Sicuramente lo striscione tiene desta l'attenzione, ricorda questo fatto ed è importante vederlo, visualizzarlo in posti strategici, diciamo così, da un punto di vista dell'affluenza delle persone. E il fatto di dedicare uno spettacolo, una canzone o una giornata commemorativa credo anche sia un'iniziativa importante. E a questo punto però, diciamo, sicuramente Regeni è un caso, ma purtroppo nella storia del paese, non nel nostro paese, non è l'unico. Quindi, anzi, io auspico che diciamo, dal mondo dell'arte, come già successo, provengano contributi in questo senso per ricordare alle persone quanto è grande il bisogno di verità. E infine, alla fine, il Movimento 5 Stelle nasce proprio da questo bisogno, dal bisogno di verità che pervade la nostra società. Un'altra telefonata. Pronto? Oh. Prego. Sono sempre in linea che aspetto. Prego, adesso può parlare. Allora, mi esulo da tutte queste robe qua, io ho 81 anni, è una vergogna, mi parla tanto dei vecchi, di tenerli da conto. Noi siamo buoni solo per dar e per niente altro. Siamo a Trieste, si parla di giga, si parla di robe inglesi che non capiamo un tubo niente. Chi ne tutela noi? Siamo proprio diventati stupidi. È una roba vergognosa. Io non so neanche, io non sono abituato a parlare per televisione. Parlo in Triestin perché penso che siamo a Trieste. Però è una roba vergognosa. Dai, dai, dai. Sarebbe ora di finirla. Arrivederci e grazie. Vedi un attimo, signora. Che cosa intende? Qua però non ha specificato la domanda, insomma, dove sarebbe... adesso io... Ma allora mi permetto di intervenire, perché anch'io ho avuto, cercando di integrare, insomma. Ma sì, diciamo, anch'io ho avuto una nonna che mi ha visto andare all'estero come ricercatrice e imparare l'inglese, poi ritornare in Italia. E sicuramente era molto scettica su questa cosa, però per i giovani di oggi, data la globalizzazione imperante, è fondamentale apprendere almeno una lingua straniera e possibilmente fare un periodo all'estero. Il fatto che qui, a valle di questa mia esperienza personale, prima della quale non comprendevo io stessa la valenza di tutto ciò, devo dire che ritornare nella mia città e trovare delle isole felici, quali il Sincrotrone, la Sissa, gli enti, diciamo, dove vengono l'ICTP, non voglio dimenticarne nessuno assolutamente, dove si trovano concentrazioni incredibili di scienziati stranieri, è un'occasione di integrazione e di visibilità per la nostra città che ha una rilevanza enorme. E comprendo però i bisogni degli anziani, che a Trieste sono tanti, e vanno assolutamente affrontati e risolti quanto più possibile. Non essendo stata la domanda più specifica, diciamo che non entrare nel dettaglio onestamente significa prendere tutta la trasmissione. Quindi... C'è anche però un problema, che adesso, per l'amor di Dio, è logico che se una persona di una certa età sottolinea un disagio, significa che questo, certo, disagio c'è. È anche vero però che in altri luoghi ci sono degli anziani molto più... per esempio, ormai in alcune grandi città come, non so, per esempio Londra o Parigi, eccetera,
per esempio a Parigi non c'è più il cassiere al cinema, c'è un totem e tu prendi il biglietto come prendi un biglietto dell'autobus. A Londra in alcuni supermercati non c'è il cassiere, e voglio dire, non noto grandi problemi da parte degli anziani, che anzi sono molto più impratichiti in queste cose. È logico che probabilmente come si dice, alla base c'è c'è un percorso di virgolette educazione che forse è incominciato prima, che comunque è diverso da noi. Non vorrei che nel nostro paese, perché è un problema forse del nostro paese più che non della nostra città, voglio dire, ci sia una sorta di che si aspetti che si vada troppo incontro a determinate problematiche. Per l'amor di Dio, se un problema è sottolineato vuol dire che il problema c'è, però mi chiedo fino a quanto tempo potremo permetterci di non essere al passo con altri paesi anche in cose molto, molto semplici. Che poi questo apre un discorso sul fatto che, se non c'è il cassiere al supermercato vuol dire che ci sono posti di lavoro in meno, se non c'è il cassiere del cinema vuol dire che ci sono posti di lavoro in meno. Quindi è uno scenario francamente abbastanza inquietante per certi aspetti, però voglio dire, c'è un doppio binario probabilmente. Sì, allora è una tematica molto molto complicata, perché purtroppo la tendenza è ad andare verso un livello di tecnologia sempre più diffuso. Certo, ci vorrà del tempo. Sì, ovviamente. Sì, sicuramente. Per quanto riguarda il disagio espresso dalla signora, io credo che la radice possa attribuirsi alla solitudine comunque della quale soffrono le persone anziane. La solitudine non solo delle persone anziane, comunque ci sono diverse fasce, che si sentono sole di fronte alle loro problematiche, alle difficoltà della vita quotidiana. Altro è il livello di tecnologia della società. In Inghilterra, per esempio, dove io ho vissuto per 5 anni, ho visto questo. E lì hanno culturalmente un'abitudine molto radicata nella popolazione, che è quella di ritrovarsi al pub alla sera, dopo le 5, ed è incredibile andare in questi posti e vedere bambini, anziani, genitori, tutti quanti lì. Allora, diciamo che bisogna, non dico che dobbiamo fare come l'Inghilterra ovviamente, però creare delle compensazioni rispetto alla solitudine che inevitabilmente crea il fatto di utilizzare un'interfaccia che può essere il cellulare, può essere appunto una colonnina per comprare un biglietto. Ecco, queste cose vanno affrontate, perché purtroppo la direzione è quella, e se non vogliamo avere fasce sociali che vengono totalmente isolate e poi manifestano dei disagi in maniera sempre più forte, dobbiamo andare a compensare con dei modelli culturali diversi. C'è una telefonata in linea, sentiamo quello che deve chiederci il telespettatore o la telespettatrice. Buongiorno. Buongiorno Umberto, buongiorno alla sua ospite, sono Andrea. Buongiorno, salve. Non ci poteva essere conduttore migliore questa mattina rispetto alla motivazione per cui ho chiamato. Motivazione che si ricollega all'ultima telefonata di Alessio Colautti. Sì. Io da semplice cittadino volevo dare il mio contributo chiedendo profondamente scusa alla signora Paola De Fendi, alla signorina Irene e al signor Claudio, e volevo contribuire, come ho detto, con un mio testo. Si intitola Una voce dal deserto. Un bambino, seduto al sole in un prato verdeggiante, è immerso nella lettura di una bellissima favola. Questa meraviglia della scrittura narra di un ragazzino biondo, perso in mezzo al deserto, che sente una grande nostalgia per la sua rosa. Ad un certo punto, come un vento improvviso e misterioso, che porta con sé profumi e voci lontane, si alza una leggera brezza primaverile e, sorpresa, arriva proprio lui, il piccolo principe. Questa volta, però, ha il volto di un giovane di carnagione chiara che, dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il mondo, aver imparato ovunque rispetto e libertà ed aver onorato con il suo impegno la vita che gli è stata donata, ora giace fermo, immobile, morto e abbandonato sul ciglio di una strada di periferia all'ombra delle piramidi. E quella brezza, ora diventata ormai impetuosa, urla una parola sola: giustizia.
Buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie per questo contributo. Insomma, anche queste cose qua poi danno l'idea di come determinati problemi siano in realtà molto più sentiti di quanto si possa immaginare. Nel suo lavoro, appunto, intanto chiariamo una cosa, perché forse anche i telespettatori poco sanno di che cos'è, qual è il lavoro di una commissione. Perché anche qua la gente non ha forse idea di che cosa significa farne parte. Allora, diciamo che i consiglieri sono distribuiti tra diverse commissioni permanenti, 6 in tutto, più la commissione trasparenza e poi la commissione pari opportunità. Io personalmente ho scelto di partecipare ai lavori della terza commissione, attività produttive, e della quarta commissione, lavori pubblici. Dopodiché queste commissioni hanno anche trattano anche altre tematiche, non entro nel dettaglio. Il ruolo del consigliere è quello di proporre delle mozioni che possono andare direttamente in consiglio o vengono smistate preventivamente nelle commissioni in base a quello che sono i criteri adottati dal Presidente del Consiglio Comunale e dalla Segreteria Generale. Queste mozioni, o comunque diciamo richieste, anche interpellanze dei cittadini, vengono discusse nelle commissioni appropriate e i consiglieri possono avanzare diciamo dei commenti, dei suggerimenti per migliorarla, oppure manifestare la propria opposizione. E bocciarla in commissione eventualmente? In commissione la mozione, per esempio, può essere licenziata per discussione in aula. Ho capito. Per esempio, quindi comunque il Consiglio Comunale è quello che effettivamente poi determina se una mozione va avanti o no. La commissione, il passaggio in commissione è un momento in cui si cerca in alcuni casi di raggiungere una sintesi esatto, anche diciamo di integrare i contributi dell'opposizione in caso. Oppure si determina o si sancisce quello che poi succederà in consiglio comunale, ovvero la separazione netta tra le parti. Tra le parti, esatto. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, prego. Pronto? Sì, prego. Io tanto tempo che chiamo il numero, ma non riesco mai a... Volevo parlare col signore di prima. Nel senso che vorrei chiedere, tanto tempo mi faccio questa domanda, ma questi ragazzi che vengono qui non devono sempre pagare per avere il passaggio? E poi come fanno a trovare qui la droga se vengono nudi e crudi? Ecco, solo questo volevo sapere. Grazie, mi scusi. Grazie. Allora, insomma, questo è una problematica. La signora si riferisce anche all'arresto avvenuto, credo, 3-4 giorni fa di 10 profughi provenienti dall'Afghanistan che spacciavano droga in Mola Audace. E beh, là poi si entra in un circuito, insomma. Sì, ma allora sicuramente queste persone, se non hanno di che vivere, è probabile, molto probabile, che vengano, che entrino in circuiti criminali o di spaccio di stupefacenti e quindi si ritrovano diciamo in queste situazioni. Bisogna cercare di organizzare un'integrazione per queste persone che sia compatibile con la nostra attuale situazione, perché stiamo vivendo un momento di crisi economica molto grave, non c'è lavoro per le persone e quindi bisogna vedere la realtà per quella che è e individuare le soluzioni possibili. Stanno iniziando a crearsi delle condizioni in certe località, anche si sta arrivando a degli accordi tra le cooperative, per esempio, che gestiscono la parte sociale, il comune e gli immigrati, per svolgere attività socialmente utili a fronte di fatto del vitto e alloggio.
per queste persone e auspicabilmente i corsi di formazione, perché è importante che queste persone imparino l'italiano per potersi veramente integrare, perché questo è fondamentale. Dopodiché ci sono le differenze culturali. Anche per questo il percorso di formazione deve essere, direi, non unidirezionale, ma bidirezionale, perché anche noi dobbiamo cercare di capire o fare lo sforzo di capire la cultura dalla quale provengono, conoscere queste persone e affrontare la cosa in questo modo, altrimenti si arriva al muro contro muro e voglio chiedere se questo è quello a cui vogliamo arrivare. Io personalmente no, o almeno cercherò, e credo che in questo tutti i miei insomma, compagni di percorso siano d'accordo, di fare di tutto per evitare il muro contro muro, perché poi questo ha delle conseguenze molto gravi per tutti quanti. Allora facciamo così, c'è una telefonata in attesa, sarebbe l'ora della pubblicità, però sentiamo la telefonata e poi rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno. Pronto? Terzo tentativo, poi giù. Pronto? Pronto? Eccoci. Rapidamente la prego perché abbiamo l'obbligo pubblicitario. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marchesi. Chiedo scusa. Volevo esordire dicendo che sono il barman di Irma Lia Dolce, ma questa è un'altra storia. Chiedo scusa se intervengo, saluto a lei, signor Dottor Bosazzi, la sua gentile ospite. Voglio semplicemente ricordare che 50 anni fa, proprio l'8 ottobre del 1966, ci fu a Trieste un'insurrezione popolare in difesa dei cantieri cancellati praticamente al piano CIPE dall'Italia. Quindi Trieste perse 50 anni fa i suoi cantieri. Siccome questa mattina non ho sentito nessuno che è intervenuto al riguardo, vorrei appunto ricordare questa data e ricordare a quelli che ancora sono, diciamo così, durante questa data, che solamente con certi discorsi di piazza si possono risolvere i nostri problemi locali, cittadini, e l'unica cosa che secondo noi è importante è applicare sia integralmente il trattato di pace, sia per quanto riguarda l'allegato ottavo che l'allegato sesto. Al di là dopo di tutte quelle polemiche sulle istruzioni, eccetera, eccetera. Noi vogliamo essere liberi e voglio ricordare appunto che oggi è una data importante per Trieste. La saluto e buona giornata. Quando viene ospite Marchesic, che so che viene... Accidenti, ha messo giù. So che Marchesic sarà ospite nei prossimi giorni. Allora, non, la telefonata non ha bisogno di commenti. Facciamo la pubblicità e poi dopo torniamo a chiacchierare tra di noi e con i nostri telespettatori. Allora, seconda parte di Sveglia Trieste in compagnia dell'ingegner Cristina Bertoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Mi pareva che ci fosse una telefonata in linea, però credo che l'abbiamo in realtà persa. Volevo dirvi che, non so se l'ho detto, comunque nei prossimi giorni ci sarà anche Marchesic ospite una di queste mattine e volevo affrontare con Cristina Bertoni un problema che riguarda la sua attività, credo sia nella quarta commissione, che è quella dei lavori pubblici, che riguarda i giardini contaminati. A che punto siamo su questa cosa? Ma allora, in quarta commissione questo tema è passato una volta, più o meno un mese fa, e riguardava i soldi che la Regione ha stanziato per la bonifica dei giardini contaminati di Trieste, e diciamo è stata redatta una lista degli interventi da fare nel prossimo periodo, che riguarda principalmente le scuole e un paio di giardini per consentirne l'utilizzo. E, diciamo che la questione è molto controversa, perché comunque i valori di inquinamento che sono stati rilevati sono alti, essendo che le concentrazioni soglia previste dalla legge sono di 0,1 mg chilo e in tutta la città, tranne che sull'altipiano, sono stati comunque rilevati valori superiori a quelli che sono i limiti di legge. Quindi credo che adesso, con
il nuovo consulente sì. Ingaggiato dal comune con l'ARPA e la regione dovranno essere fatte delle considerazioni ulteriori, perché comunque dal mio punto di vista la situazione è molto chiara e bisogna intervenire pesantemente, perché si parla di contaminazioni pericolose. Dopodiché sicuramente deve essere fatta un'analisi di rischio e questo costa, e quindi diciamo che il Movimento 5 Stelle seguirà molto attentamente questa cosa, che riteniamo sia molto molto importante. Molti avevano, come dire, ancora adesso si discute sull'opportunità quasi politica o meno, no? Che della giunta precedente di rendere pubblici questi dati a poche settimane dalle elezioni, no? Qualcuno l'ha anche detto, e giustamente, secondo me correttamente, anche Cosolini ha rivendicato invece la correttezza di averli resi noti. Ma allora, sicuramente penso che Cosolini abbia valutato il rischio di uscire con questo rapporto e con questi dati, ma nella scia di un, diciamo, di un'attività di monitoraggio e di controllo della situazione abbia fatto quello che doveva fare in quanto sindaco. Certo, questo ha comportato delle conseguenze, ma era quello che doveva fare, e anzi credo che possa anche essere un'opportunità che va chiarita nei connotati. Noi stiamo studiando e daremo il nostro contributo in armonia con quelle che erano le promesse elettorali fatte dal Movimento 5 Stelle, ovviamente. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo solo dire che, come prima segnalazione, che c'è un rumore di fondo che va e viene, che va da giorni, e che è un poco fastidioso. Poi anche la pittella ha una voce un po' flebile e ora si sente poco. E a proposito invece dell'integrazione che diceva la pittella, forse se dimentichiamo, per integrare tutta quella gente che arriva qua, penso che la bisogna trovare del lavoro. Ma pensè un poco prima ai nostri, dei nostri che mori di fame, quei clandestini, la gran parte. Arrivederci. Allora, magari sei in regia, forse se si può forse alzare l'audio del mi microfono. Scusi. Non c'è problema. Del consigliere Bertoni, magari così si sente meglio. Intanto mi sto quasi strozzando con il cavo del microfono. È un problema. Sì, è un problema sentito, questo. Assolutamente, è un problema anche comprensibile, perché come dicevo prima siamo in una situazione di crisi economica dove non c'è lavoro per i nostri, forse prima non si è sentito. No, l'ha detto. E quindi, anzi, è assolutamente una cosa molto seria, perché questa forte ondata di immigrazione va ad inserirsi in un contesto economico degradato e a causa poi delle differenze culturali che ci sono, si può arrivare a una situazione veramente molto molto pericolosa per la nostra democrazia. Alla fine, devo dire, personalmente ho deciso di accettare, di dare la mia disponibilità e cercare di dare il mio contributo, proprio perché intravedo queste cose all'orizzonte e preferisco fare qualcosa oggi piuttosto che pentirmene domani. E quindi assolutamente sento e condivido il disagio manifestato da questo telespettatore e da chi prima di lui, e come Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle cerca di raccogliere queste istanze, ovviamente non soltanto queste, ma anche auspicabilmente quelle degli immigrati, nel senso bisogna ascoltare tutti, bisogna cercare di comprendere le situazioni e di trovare delle soluzioni. Anche perché, mi scusi se la interrompo, non è alle viste una soluzione radicale del problema, nel senso che da qui a un mese non ci saranno più immigrati, non ci saranno più richiedenti asilo nella nostra città. Procedere con un tentativo di integrazione
non è neanche questa la soluzione, però potrebbe portare ad una... Per questo è quello che io forse non riesco a farmi capire, e quindi è colpa mia, io insisto su questo, la possibilità senza pagarli, no? Di creare dei piccoli gruppi di lavoro che possano essere in grado di intervenire in qualche modo, che ne so, ripeto, spazzando un'area della città, mettendo a posto un giardino, pitturando per esempio nei giorni scorsi sono apparse delle scritte dei simboli nazisti all'uscita di una scuola, credo che sia in zona Chiadino, Rozzolda, quelle parti là, poter contare su qualche cosa di veloce, in modo che dica, non domani, tra due ore questi possono venire, pitturano, coprono la scritta, anche per fare in modo che la gente poi li veda al lavoro. Questo non porterebbe via lavoro ai triestini, insomma, no? Però vuol dire, risolverebbe un problema, non di ordine pubblico, ma di decenza. Questo mi sembra che sia qualcosa che potrebbe essere fatta mediante un accordo con ICS, Caritas e roba del genere, dicendo, oh, va bene, avete tutte queste... Forse bisognerebbe coinvolgere la prefettura più che il comune, visto che ormai è la prefettura che si occupa di questo. Però immaginare una soluzione, un'iniziativa di questo genere, mi pare che sia lunare, come un paese della Calabria, credo sia in Calabria, Riace, ha fatto così, ed è un esempio di integrazione dove non... Vabbè, qualcuno dice, ma magari là c'è così poco lavoro, che figurati cosa vuoi portare via. Però mi pare che nulla ci impedisce di ragionare in tal senso. Allora, assolutamente sì, e posso anche portare una testimonianza di nuovo personale. Ho viaggiato per lavoro e anche vissuto all'estero, e la società multiculturale è possibile. E oggi come oggi, purtroppo, vista la situazione dei paesi africani, dei paesi medio orientali, è impossibile frenare questi flussi se non si risolvono quelle situazioni. Quindi è una cosa che sì, non è limitabile, a meno che non vogliamo fare come l'Ungheria, che voleva... Ecco. Ma l'integrazione è possibile, la multiculturalità è un modello che esiste, e sarebbe, per questo è importante, come dicevo prima, andare all'estero, vedere realtà diverse dove sono stati implementati modelli diversi, soluzioni nuove, perché tante di queste persone non sono qui per delinquere, sono qui perché vengono da situazioni dove non è possibile vivere in sicurezza, non è possibile curarsi, non è possibile avere un'aspirina per il mal di testa. Sicuramente voi direte, non si muore per un mal di testa, ma avere certe tutele, tutti hanno bisogno di queste cose, e sapendo che nei paesi occidentali questo esiste, cercano di venire qui. Questa cosa qui va vista così. D'altra parte abbiamo una situazione, come dicevo prima, economica qui in Italia, e non solo in Italia, critica, e quindi non possiamo dare più attenzioni agli immigrati che agli italiani. Quindi c'è bisogno di un grosso sforzo per coprire, comprendere i disagi di tutti e offrire soluzioni ad entrambi, altrimenti, se non si fa questo, vuol dire che si vuole strumentalizzare per un verso o per l'altro. Quello che dice, poi dopo c'è una telefonata, ma volevo solo commentare in questo senso, quando lei dice bisogna andare all'estero, non è necessario, voglio dire, andare all'estero per lavorare, eccetera. Anche chi va turista in una grande città, eccetera, visiti un museo in meno e si faccia una passeggiata in più, entri nei locali, entri nelle metropolitane, viaggi in metropolitana, stia attento a quello che succede intorno a lui. Può essere formativo anche solo questo, senza dover rimanere per forza nel paese e assumerne, diciamo, gli stili di vita, eccetera. Un museo in meno, detto da me poi, che insomma, un museo in meno in questi casi non fa male, insomma. C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno.
Buongiorno alla sua ospite, a lei Bosazzi. Volevo chiedere una cosa che esula un po' dall'ultimo discorso, in parte forse minimamente legata. Praticamente volevo chiedere se a Trieste è possibile creare una alternativa al quotidiano attuale. Questa domanda, se è possibile, anche rivolgerla al Trieste Prima online e anche al direttore Bosazzi, scusi, al direttore Bacialli. Okay. Ovviamente come partenza iniziale, anche con un contributo dei cittadini che a sentire ciò che si dice in giro sarebbero ben disposti. Grazie e buona giornata. Vuole rispondere? Un'alternativa, scusi, non ho capito piccolo, bene. Ah, un'alternativa al piccolo, se no... Se no dico io. Ma sì, lei è no. giornalista, quindi forse ha un quadro migliore. Allora, ci sono stati dei tentativi e io ne sono stato protagonista una ventina, sì, 25 anni fa, prima con Trieste Oggi e poi con La Cronaca, che si ponevano appunto come alternativa al piccolo. Posto che, insomma, non è in questo caso mio compito parlare del lavoro dei colleghi, eccetera, io credo che semplicemente per com'era fatta la città anni fa, questi quotidiani non hanno avuto fortuna ed erano dei quotidiani ben fatti, La Cronaca era fatto molto bene, per dire la verità, anche da un punto di vista grafico, eccetera. Io credo semplicemente che i triestini hanno avuto appunto la possibilità di scegliere un'alternativa al quotidiano, non l'hanno voluta scegliere e credo che quell'esperienza grava come un macigno su esperienze successive che di fatti non vi sono state. Dovete accontentarvi di Tele4 se volete, non un'alternativa, ma se volete sentire una doppia voce. Insomma, credo che un esperimento come un esperimento cartaceo sia impossibile e insomma forse anche economicamente sconsigliabile in questo periodo. C'è la rete, ma quello è un altro discorso, ci porterebbe molto, molto lontano. Insomma, non so, l'esperienza di Tele4 e della Cronaca voglio dire, ha segnato la filosofia di parecchi di noi per quanto riguarda anche forse un certo rapporto anche con la città, per dire la verità, ma su questo consentitemi di non andare oltre. Pista ciclabile, la Commissione si occupa anche di questo. Sì, ci siamo occupati della pista ciclabile a seguito di alcune proteste da parte di alcuni esercenti nella zona di Campielisi sì. dove sono venute a mancare zone di carico e scarico e parcheggi, anche se in realtà si trattava di prevalentemente di parcheggi in doppia fila. Comunque, sì, a parte, questo anche è vero. Sì, a parte questo, che sicuramente assolutamente bisogna avere attenzione per il commercio in questo momento, perché come avete potete vedere, per il commercio di zone limitrofe, diciamo così, non così centrali, sì, certo, esatto. perché il commercio sta subendo veramente un taglio, un numero di esercenti anche nelle zone centrali che fa impressione onestamente. E quindi con tutto rispetto per questo, onestamente una volta visto il tragitto della pista ciclabile lungo Passaggio Sant'Andrea, attraversamento dell'imbocco dell'autostrada, e diciamo che e poi passaggio di fronte a negozi che appunto soffrono queste difficoltà, veramente mi sono chiesta come mai l'abbiano fatta, perché poi la spesa risulta essere intorno ai 500.000 euro. L'attraversamento dell'autostrada è una cosa pericolosa, quest'estate due ciclisti si sono avventurati su per la rampa e i vigili li hanno ripresi e riportati indietro. Se succede qualcosa, i danni chi li paga? Il comune? Allora, chiediamoci, onestamente, io personalmente avrei detto no, non usiamo questi soldi pubblici per fare una pista ciclabile in queste condizioni, facciamo un progetto che contempli un bypass dell'autostrada, cosa che adesso è stata proposta dal centrodestra, condivisibile assolutamente, ma a mio avviso con rammarico,
perché 500.000 euro sono tanti, non si poteva fare prima? C'era così tanta fretta di arrivare? Tra l'altro, secondo lei, per la sua esperienza anche in questo caso in altri luoghi, Trieste è una città a misura di pista ciclabile? Cioè, io capisco, c'ero quest'estate, capisco Firenze, capisco, visto Monaco ha una pista ciclabile insomma molto, fatta molto bene, eccetera. Già Parigi ho delle perplessità, insomma, però insomma, Trieste sono salite. Io verrei volentieri a lavorare in, in bicicletta, ma chi mi dopo, come arrivo qua su, come arrivo dopo a casa stando io in via Cantù, eccetera? Cioè, allora, dunque, c'è, allora, per quanto riguarda le facciamo le piste così soltanto, ciclabili, sì. Consigliere, c'è una telefonata in linea, magari sì. Riprendiamo il discorso sulle piste ciclabili sì. Più avanti, perché delle volte io tendo a far rimanere i telespettatori al telefono e questo non è molto corretto nei loro confronti. Buongiorno. Prego. E questo si è arrabbiato addirittura. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, prego. Buongiorno a tutti e due. Okay. Volevo intervenire solo per un motivo, sulla stampa locale. Lo volevo dire ancora anche tanti anni fa quando leggevo Trieste Oggi. Perché un altro giornale possa aver vita a Trieste, basta che metta gli annunci mortuari gratuiti. Perché a Trieste il piccolo si vende, il piccolo diciamolo chiaramente, lo si vende perché scrive gli annunci mortuari. La città è una città di anziani, a detta di tutti, e purtroppo, guardiamo quella pagina. Io lo compro per quello, perché se vedo la prima pagina che mi fa star male ogni volta, perché è impossibile leggere certe cose. Ecco, scusatemi, sono un po' emozionato perché sono convintissimo di quello che sto dicendo. Vi saluto e buona giornata a tutti. Allora, ringrazio, io pregherei i telespettatori di non... è sempre brutto quando i colleghi, insomma, quando il lavoro dei colleghi viene in qualche modo messo sotto accusa, eccetera. Insomma, quindi che ci sia un problema di un'alternativa alla stampa locale c'è, però insomma, limitiamoci a sottolineare questo. Io adesso vorrei raccontare una barzelletta che riguarda proprio la pagina dei morti. Stante la telefonata di prima, non so se posso farlo, ma io la faccio ugualmente. Una vecchia barzelletta di Gino Bramieri, la storia di uno che andava ogni giorno in edicola e la prima cosa che faceva, apriva il giornale davanti all'edicolante alla pagina dei morti e diceva: ah, che fortuna, oggi non ci sono. Un giorno questo non arriva, l'edicolante apre la pagina dei morti del quotidiano e dice: guarda che cretino, oggi che c'è non è venuto. Quindi, arriva dopo, c'è sempre quel secondo di adesso telefoneranno che non dovevo fare queste battute, eccetera. Ma è una... Allora, no, continuiamo, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno. Volevo segnalare una mia opinione riguardo all'immigrazione. Allora, questi flussi migratori praticamente si susseguono da 2-3 anni a questa parte. Prima, perché naturalmente, come diceva la sua ospite, appunto, l'ho visto di persona perché sono stato in Africa più volte, la gente sta male, c'è miseria, c'è tutto quello che si vuole, a parte la Siria, che è un problema a parte, che sono stato anche là, e giustamente, ma si parla di famiglie, e queste sono ben accette perché sono famiglie che sfuggono proprio da veramente dalla guerra. Chiaro che in Africa c'è povertà, c'è miseria, e non solo là. Praticamente, allora, secondo me, sarebbe meglio aiutarli là. Cioè, faccio un esempio. Nel mio piccolo, io ho conosciuto una famiglia che non avevano i soldi per mandare i bambini a scuola. Allora io, nel mio piccolo, sono pensionato, mando 50 euro ogni mese di tasca mia, pur avendo una pensione piccola, per questa famiglia, e i bambini mi sono riconoscenti e vanno a scuola, per dire. Questo nel mio piccolo. E allora, perché l'Europa non provvede in questo senso come me, maggiormente? Ecco, allora, secondo me, allora tutti questi qua che sono qua, tutti uomini che vengono qua, lasciano le famiglie, non so, la moglie, i genitori, e come vivono?
Allora, 10, 20, 30 anni fa non c'era questo fenomeno, c'era anche miseria. E come mai non c'era questo fenomeno? Questa è la mia domanda. Grazie e buona giornata. Grazie. Intanto anche dei flussi più recenti bisognerebbe ringraziare Sarkozy e Obama, ma questo è un altro discorso. Sì, abbiamo tempo per la risposta, poi andiamo in pubblicità, prego. Sì, anzi ringrazio il telespettatore per questo contributo, perché questa è esattamente la soluzione. Nel piccolo ognuno di noi può fare qualcosa, e anche una goccia, tante gocce fanno un mare, quindi il problema qual è? È la destinazione di questi aiuti. Quindi bisognerebbe effettivamente aiutare in modo puntuale per consentire a queste persone di avere dei livelli dignitosi di vita, per tenere le famiglie unite e non disgregarle, e auspicabilmente far sì che possano restare nei loro paesi, perché chi vorrebbe emigrare per questioni economiche? Dobbiamo sempre cercare di porci nei panni degli altri e capire che cosa si può fare per evitare questo disagio, che poi ha delle conseguenze su di noi se non ci pensiamo. Allora, mandiamo la pubblicità, poi torniamo assieme al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Cristina Bertone. Allora, siamo in compagnia dell'ingegnere Cristina Bertone, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Chiudiamo la questione pista ciclabile, già che ci siamo, insomma. Sì, allora, per quanto riguarda la pista ciclabile, la domanda era: Trieste è veramente una città, sì, adatta al turismo ciclistico? Allora, dipende dalle fasce di utenti di coloro che usufruiscono effettivamente della pista ciclabile. Se fosse una pista ciclabile prevalentemente ad uso cittadino, sono d'accordo, sì, che Trieste non è adatta di per sé, e quindi soltanto alcuni possono permettersi di utilizzare la bicicletta su tutti i percorsi possibili. D'altra parte però questa è una ciclovia turistica. Le ciclovie turistiche riguardano coloro che prendono la bicicletta per fare un viaggio, tipicamente hanno dei bagagli agganciati dietro, sono allenati e sono abituati anche ad affrontare delle pendenze, non facili. Sì, ho capito. E quindi se la chiamiamo ciclovia turistica, è una ciclovia che può passare anche attraverso percorsi che non siano necessariamente piani. Capito. Quindi le soluzioni, secondo me, si potevano individuare evitando, un percorso come quello utilizzato, che complica e rende inevitabile l'utilizzo di altri fondi pubblici per riparare e mettere una toppa a una cosa che non è stata fatta bene. Chiudo subito, però a questo punto devo fare la domanda immediatamente. Non si parla più di ipotesi come esistono in altre città, non mi ricordo qual è il nome, tipo di biciclette prese a noleggio, poi posteggiate in vari luoghi della città. Questo potrebbe funzionare, il centro storico lo si può percorrere anche a piedi, parecchie città non grandissime, Firenze anche fra l'altro, hanno questa possibilità, no? Credo che un progetto ci fosse, ma forse ricordo male. Sì, un progetto riguardante il bike sharing. Ah, il bike sharing, ecco come si chiama. Sì. Questo credo sia allo studio anche da parte dell'attuale amministrazione. Questo pertiene invece proprio un uso cittadino della bicicletta, sì, no? Quindi è una fascia di utenti completamente diversa, con esigenze diverse. Non è una ciclovia turistica, quindi sono due cose distinte, e credo che in una certa misura anche a Trieste si possa fare, nonostante le pendenze, perché sicuramente ci sono delle persone che utilizzerebbero volentieri la bicicletta per affrontare determinati tragitti. Il progetto stesso lo prevede, no? Certo. Io posso noleggio la bicicletta in un posto, so che da un'altra parte c'è un parcheggio, esatto, la restituisco, infatti, eccetera. Quindi potrebbe essere utilizzata per turismo, ma anche per spostarsi, magari uno deve fare un po' più rapido, esatto. Quindi questo magari sarebbe da seguire eventualmente, se c'è. C'è un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo parlare stamattina di Jenny, no? La persona che... Allora, non si fa tanta pubblicità, quel cittadino là è italiano, ok?
Punto e basta, non c'entra, è nato in Friuli, sì. Okay? Sì, sì. Non ci si faccia tanta pubblicità, i genitori stavano già soffrendo abbastanza, penso, per una cosa che forse non si sa mai, perché il nostro governo va di nuovo a fare degli accordi là, ok? E non ci si faccia tanta pubblicità, non c'è bisogno di dire è friulano, è triestino, è sardo, è siciliano, è italiano, contatto di bandiera è italiano. Volevo solo entrare. Poi un altro discorso, visto che stamattina c'era uno della Lega, no? Allora, io penso una cosa, è una cosa certa, forse nessuno l'ha capita ancora, cioè certe persone possono parlare solo se si cavano via tutti quei benefici, no? Tipo fondi a partito, che paghiamo noi, e tante altre cose. Basta. Ok. Grazie a voi e buongiorno. Grazie a lei. Non ho capito la seconda parte, ma insomma è un po'. Mi dispiace. Volevo invece chiedere una cosa più politica, no? La nuova giunta è su da più di 100 giorni, insomma, c'è stata anche tutta quella polemica, insomma, sui primi 100 giorni, eccetera. Parecchi sui social, i social, ripeto sempre, valgono quello che valgono, però insomma sono anche un termometro di un certo sentire. Parecchi sostengono che questa sia una giunta a forte trazione Lega Nord. Dal suo punto di vista, che è un punto di vista, se vogliamo, più tecnico che politico, se posso dirlo, nel senso che lei è, come si dice, un tecnico prestato alla politica, però insomma, dal suo punto di vista, come giudica questi primi 100 giorni, valutandoli anche all'interno dei lavori del Consiglio Comunale? Ma credo che la Lega Nord presente attualmente in Consiglio Comunale, la compagine, stia seguendo un po' quella che è l'impronta nazionale. La Lega Nord sta cercando di scalare il centrodestra in Italia e quindi alzano la voce per comunicare chiaramente e martellare, diciamo così, su quelli che sono i loro punti. Con i quali intendono convincere l'elettorato e quindi sì, sicuramente anche a livello locale stanno facendo questo. E quindi questo, diciamo, pertiene un po' alla situazione del centrodestra oggi in Italia si riflette anche localmente. Non ho onestamente molto, molto da dire in relazione a questo, no, perché appunto, come ha detto lei, sono un tecnico prestato alla politica. Comunque molto chiaro. La mia sensazione è questa, ecco. Poi vedremo a cosa questo porterà. Sicuramente su certi interventi della Lega Nord non si può tacere. D'altra parte la Lega Nord sta utilizzando comunque delle argomentazioni che vanno a sfruttare le paure che ci sono nelle persone, in tutti noi. E quindi il Movimento 5 Stelle è lì proprio per evitare che queste paure vengano strumentalizzate ed utilizzate in modo non positivo e costruttivo per il nostro Paese. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Per Foglia. Buongiorno. Mi saluta. Allora... Tre piccoli argomenti. Il primo, non voglio ripetermi, prego. Pronto? Abbiamo perso. Allora, io dico sempre, dovremmo ripetere ogni volta ai telespettatori che telefonano: ascoltateci al telefono, non alla televisione, perché siccome, voglio dire, come ho detto prima, anche grazie a questo meraviglioso digitale terrestre è tornata in scena la questione dei ritardi. 2 secondi di ritardo possono sembrare poco o niente, nei tempi televisivi è una lunghezza incredibile. Per cui
siccome so che è difficile da capire, ma siccome voi ci sentite attraverso il vostro telefono, eventualmente quando prendete la linea abbassate il volume del televisore, perché insomma, crea parecchia confusione a voi ma anche a noi, perché sentiamo noi che parliamo con voi, è una specie di Babele. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. La senta, mi volevo approfittare di questa linea che voi arrivate a fare per dire una cosa. Adesso ho visto che dei grossissimi lavori di asfaltatura qua in via Lorenzetti e nei dintorni, no? Sì. Volevo pregare eventualmente al signor sindaco. Mi capisco che siete a fare gli asfalti per le macchine, però sarebbe pensare anche ai marciapiedi. E mi abito qua nel complesso dell'Ater, che è via Zoruti, via Grisignana, via. Sì. Che marciapiedi allucinanti, di trincee, di busi, di robe. Mi stesso mi sono ribaltato a volte, dove tra l'altro che ho messo anche un perdere, sai? Cioè, sarebbe il caso di approfittare, visto che questi lavori in corso, di fare anche i marciapiedi, non solo le strade per le macchine, insomma, bisogna pensare un po' anche i pedoni, insomma, no? Perfetto. Allora, se questo messaggio può arrivare a chi di dovere, per cortesia, non so se si può esagerare nell'approfittare di questo momento, no, ma però insomma, devo fare un pensierino, perché è veramente una trincea sti marciapiedi. Fra l'altro il consigliere Bertoni si occupa di lavori pubblici e questo è pertinenza proprio di quell'assessorato, ecco, insomma, del resto sì, il problema. Sì, però se l'ideale sarebbe, visto che tutti questi grossi macchinari che qua intorno che lavora, approfittiamo, insomma, in fin di conti, sì. L'altra ha fatto quel che sua competenza, adesso che fa finché il comune. Insomma, ho capito, no? Lei dice, visto che Isela... oltretutto, che torno a ripetere, mi sono ribaltato due volte, dopo che ho messo anche un perdo 6, non volessi arrivare a una terza volta che dopo mi tocca fare denunce e compagnia bella, insomma. Ok. Sì. Grazie per l'intervento, magari fosse così semplice, no? Dire, boh, visto che siete là, Zacche che sei, asfalte anche il marciapiede, un po' più complicato. Purtroppo sì, comunque segnalerò, questo è quello che posso fare. La zona è quella appunto di via... Via Lorenzetti, complesso Atter ha parlato. Complesso Atter di via Lorenzetti. C'è un'altra mi pareva di aver visto un'altra telefonata, no? Allora possiamo proseguire. No, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Prego, eccoci, buongiorno Ferfoglia. Ecco, sono Ferfoglia di nuovo. Sì, prego. Ferfoglia di nuovo, allora, con un piccolo indirizzo ai realizzatori del piccolo. Riferirsi al primo numero del piccolo nel lontano 1860, quando Teodoro Maier diceva saremo a disposizione obiettiva di tutti quanti i lettori cittadini, e quindi non diventeremo, come piccolo, un giornale di partito. Secondo punto, mi riferisco al signor Alessio che ha parlato prima a proposito degli esuli arrivati a Trieste, ma gli esuli a Trieste sono stati parzialmente pagati con i danni di guerra che sulle loro spalle il nostro governo ha risarcito la Jugoslavia per quelli che potevano essere, quindi gli esuli nostri che abbiamo avuto qua non sono stati degli immigrati, sono stati delle persone che hanno scelto la libertà da un paese comunista e hanno pagato di tasca con i propri beni quello che poteva essere la loro permanenza in questo Stato. Okay. Nella loro patria. Al terzo argomento volevo riferirmi a Regeni e alla situazione riferita all'Egitto. Chi parla dell'Egitto io lo consiglierei ad andare a visitare, come ho fatto io per tantissime volte, la realtà di un paese dove addirittura si incarcera il proprio presidente del governo, il Mubarak, dove vengono uccisi i presidenti del governo, dove i manifestanti vengono uccisi in piazza, dove a un certo momento la libertà non esiste e dove le realtà straniere sono state sempre presenti. Per cui ad un certo momento parlare di una realtà comune, ma cosa potremmo fare noi? Chiudere i rapporti diplomatici in un paese dove gli interessi internazionali sono fortissimi. Ma voi immaginate se le navi italiane o straniere dirette in Italia, Trieste,
venissero precluse dall'attraversare il canale di Suez. Ma sono delle cose che ad un certo momento noi adesso le viviamo, dell'economia nazionale con l'embargo fatto alla Russia. Noi viviamo una realtà e ricordiamoci di Callipari, ricordiamoci di Ustica, ricordiamoci di Marò, di tutte quante le situazioni nelle quali ad un certo momento degli interessi esterni hanno fatto da portavoce per tutto quanto il resto. Cioè, approfondire le cose per fare cortesia. Ok. A posto? Sì. Ok, non avevo sentito. Sì. Questo è l'altro grosso problema, no? I rapporti con un paese che, per quanto, come diceva adesso Ferfoglia, non così tranquillo per quel che concerne la sua politica interna, perché insomma abbiamo visto che nel giro di poco tempo hanno cambiato da Mubarak a quello di mezzo e a questo di adesso, però è un partner commerciale e dicono anche molto importante per quanto riguarda la guerra al terrorismo. Certo. Diciamo che il caso Regeni, oltre al caso umano di un italiano che è stato barbaramente ucciso in un paese straniero, ha posto problematiche di relazioni bilaterali con l'Egitto, in corrispondenza, se non ricordo male, poi tra l'altro alla firma di un accordo con l'ENI, per quanto riguarda scambi di tipo energetico, diciamo così. Quindi sicuramente immediatamente ha avuto un effetto e c'è una situazione, diciamo, sovranazionale, direi internazionale, che sicuramente porta a pensare che purtroppo questo fatto sì, non sia stato, non, soprattutto per la mancanza di chiarezza che lo contorna, insomma, crea dei dubbi, delle certo. perplessità e quindi sì, la verità intorno al caso Regeni è una verità come in altri casi che abbiamo avuto in passato, perché purtroppo è soltanto l'ultimo di una fila e sì, si tratta di una situazione molto molto complessa che probabilmente ha anche così tanta evidenza sì. proprio perché riguarda anche dei rapporti internazionali. Allora, prima dell'ultimo, no, c'è una telefonata, poi daremo le previsioni meteo per domani e poi andremo in pubblicità per poi salutarci. Allora, sentiamo la telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? No, allora chiudiamo la telefonata. Intanto vi dico che per domani si prevedono iniziali condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso, contemporanei addensamenti, sereno a poco nuvoloso dalla serata, temperature in leggero aumento, venti moderati da est-nord-est, con velocità compresa fra i 15 e i 30 km orari, in intensificazione con rinforzi dalla serata fino a 40-60 km orari. Io non mi intendo di queste cose, però si profila una barcolana con vento, con poco vento, insomma. Quindi incredibile. Non so se lei se ne intende. No, non me ne intendo, però sicuramente una barcolana con vento è, come dire, come fare gol. Sì, è più divertente, insomma. Esatto, però vabbè. E credo che però sarà è l'ennesima barcolana in condizioni di così, insomma, beh, non è che si possa prevedere anche ma insomma, vabbè. Quindi questo per quanto riguarda le previsioni meteo di domani. Allora, facciamo così, anticipiamo di un paio di minuti la pubblicità e poi dopo staremo insieme ancora 5 minuti abbondanti con Cristina Bertoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Allora, ancora in compagnia di Cristina Bertoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Ieri c'è stato, non so se l'ha seguito, c'è stato questo dibattito in televisione, credo forse a 8:30 della Gruber, fra Salvini e la Boschi sulla questione che riguarda il referendum. Non si capisce quanto
i cittadini siano poi coinvolti da questo, perché se si leggono i giornali, se si vedono le trasmissioni televisive, sembra che dal punto di vista politico, diciamo la verità, quest'estate di due cose si parlava, del referendum e della giunta Raggi a Roma dal punto di vista politico. Non si ha la percezione se la gente, se il cittadino comune, quello che poi vota, se è effettivamente interessato alla questione. Su questo stiamo agendo, nel senso che abbiamo la campagna referendaria è attiva, è partita, ci saranno dei banchetti che faremo, anzi adesso gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono impegnati appunto in un banchetto in Largo Barriera, oggi dovrebbe essere, proprio per informare i cittadini sull'importanza di dire no a questo referendum. Certamente che la dilazione nel tempo della data del referendum, congiunta a tematiche che coinvolgono le persone più da vicino, fa sì che l'importanza di questo referendum decada un pochino nella sensibilità. Quindi dobbiamo assolutamente in questo senso essere presenti e vicini alle persone e dare informazioni anche laddove non c'è la percezione dell'importanza, ma questo referendum, questa riforma costituzionale proposta dal governo Renzi è assolutamente inutile nella filosofia del Movimento 5 Stelle, in quanto per ottenere i risultati reclamati in merito a tagli dei costi non occorreva fare una riforma costituzionale, bastava tagliare il numero dei parlamentari e ridurre le indennità. Poi ci sono tantissimi altri aspetti, quelli che preoccupano di più sono sicuramente l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione della Consulta e del CSM, che diverrebbero totale appannaggio del governo. Come o comunque di un'unica maggioranza. L'elezione del Presidente della Repubblica? Verrebbe eletta nei primi due, nelle prime due votazioni, per il numero dei votanti, nelle prime due è richiesta una certa quota, diciamo così, di voti, dal terzo scrutinio, se non ricordo male, in poi soltanto per i tre quinti, e questo implica che la maggioranza in Parlamento determinerebbe il Presidente della Repubblica. Allora, una tale concentrazione di poteri nelle mani di un unico partito e quindi di un'unica persona non c'è mai stata dopo il ventennio, e questa cosa non è concepibile. Quindi con il taglio dei costi e della politica si fa passare qualcosa che in realtà è totalmente altro, e in questo senso noi dobbiamo esserci, perché bisogna opporsi a questa cosa. Senta, chiudiamo con tornando a Trieste, no? Nel senso che in questi giorni, vuoi per esempio sulle polemiche caso Reggeni, vuoi su altri argomenti di cui ci si è occupati, suonava come un mantra, delle volte sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, non sono questi i problemi della città. Dal vostro punto di vista, quali sono nell'immediato, diciamo così, i problemi della città e anche eventualmente le sfide cui la città dovrà guardare nei prossimi mesi proprio? Allora, personalmente io ho una sensibilità spiccata per il lavoro. Secondo me il lavoro è fondamentale. Il comune sicuramente può fare quello che può fare, ma può agire da catalizzatore se le idee sono chiare e se c'è un'idea di dove vogliamo andare come città, all'interno di una regione, all'interno di un paese. Ci deve essere una visione, e secondo me si può fare molto. Chiudo qui, magari entrerò nei dettagli eventualmente in qualche prossima. Chiedo anche a lei, perché è una cosa che riguarda i lavori pubblici, credo che riguardi anche i lavori pubblici, ma insomma non solo, però si parla, per il momento non se ne parla ancora, però c'è questo problema dei numerosi edifici in città che non sono occupati, che sono, diciamo così, sfitti, abbandonati, eccetera. In questo caso, anche qua, è una sfida o un problema? È un'opportunità.
possibilità, direi, perché comunque si tratta di tante case che non occorre costruire per andare a soddisfare l'esigenza abitativa, ma che bisogna per esempio ristrutturare, bisogna adeguare da un punto di vista del risparmio energetico. E poi può essere un'opportunità per i proprietari di queste case di avere un introito una volta che viene chiarito il quadro diciamo fiscale legato, perché un grosso ostacolo per esempio sono i costi associati al mantenimento di un appartamento legati all'affitto e alle tasse che il proprietario deve pagare. Sbloccando questa situazione sicuramente a livello locale si può fare quello che si può fare, però già creando un quadro chiaro dove le persone, in base al quale le persone possono fare delle scelte, è importante incentivare l'uso degli appartamenti sfitti e soprattutto la ristrutturazione e adeguamento energetico. Allora, io ringrazio l'ingegnere Cristina Bertoni, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie. Vi ricordo che domani Trieste in questa Sveglia Trieste torna come sempre alle ore 7, gli ospiti di Enrico Scaramucci saranno Edoardo Alessio della Polizia, del Sindacato della Polizia di Stato, e Giorgio Cecco di Fare Ambiente. Vi ricordo ancora, ma su questo sarò più preciso nell'edizione delle 13.20 del telegiornale, che questa sera c'è una diretta con una regata, con la regata notturna, con la regata serale della Barcolana. Grazie a tutti, buona giornata.